Buona domenica cari ragazzi e cari ragazze all'ascolto. Non so se questa sia una domenica dove si conclude un certo tipo di percorso, mi riferisco ovviamente ed esclusivamente al calcio, o se sia invece l'inizio, perché è un mondo, quello del calcio, troppo in fermento, troppo in bollore, dove stanno capitando troppe cose che possono marchiare in un modo piuttosto che in un altro questo andamento della stagione. Ovviamente incomincerebbe il lavoro di Cesare Prandelli con la Fiorentina, uso il condizionale perché i nazionali stanno troppo a giro. Dall'altro canto si potrebbe pensare a una classifica diversa da quella che è in funzione delle decisioni dei vari organismi disciplinari del mondo del calcio. In terza battuta siamo curiosi di capire domani, 16 di novembre, termine ultimo, chi avrà pagato gli stipendi e chi no e quindi eventualmente chi andrà incontro a sanzioni di abbattimento punti in classifica. Come vedete siamo a metà, proprio una domenica che si può dire pre-domenica, post-domenica. Tante cose ne parleremo ovviamente con coloro i quali la domenica sera la vivono come se fosse una roba loro. Angelo Pollina, ciao Angelo. Buonasera Giorgio. Aspetta. A Stefano Chini, ciao Stefano, grazie. Grazie a te, buonasera. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, attenti perché è carico come una frombola. Ciao Maurizio. Buonasera, buonasera. Madonna, quando saluta buonasera così, mamma mia. Michel Isler, elegantissimo, mi ricordi molto un... Ringrazio, riferirò. Uno 007 d'antan. Addirittura. Sì, un... No, anche ora scusami, anche si rivolta nella tomba il povero Sean Connery. No, non mi riferivo a lui, mi riferivo a qualcuno un pochino più dopo. Grazie a Gabriele Taverni che è a vostra completa disposizione. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi al 342-1971-871 oppure alla mail a tutto@toscanatv.com. Angelo, fai quello che devi. Allora, no, mi preme salutare un amico di Sestri Davanti, Umberto Baria, tifoso Viola, che ci segue naturalmente su Facebook, perché ha trovato sui giornali online che siamo la trasmissione più seguita del calcio in Toscana e questo ci fa piacere, insieme a lui ci seguono in tanti, io questo amico lo voglio salutare perché mi ha contattato e mi fa molto piacere. Ma la signora Lina? No, la signora Lina la salutiamo uguale per tutti quelli che stanno a casa, però ancora una volta sono tanti, ciao Umberto Baria da Sestri e tutti gli amici, vi diciamo ancora una volta grazie perché ci seguono. Altri, avete altri bigliettini di auguri da fare? No, io saluti, sono a posto. Tu Stefano sei a posto, non hai nessuno. Maurizio, hai la portinaia, qualcuno? No, io saluto tutti perché ci seguono davvero in tanti. Perché sei un ragazzo educato. No, confermo poi quello che dice Angelo, ci seguono veramente da tutta Italia e anche dall'estero, quindi... Beh. Grazie no, davvero di continuare a seguire. Allora fammelo fare. Da Siena, Leonardo, Nicoletta e Giordi, vai. Perfetto, bravissimo. Michel? C'è una coloratura viola in tutti questi saluti? Tutti, oppure... tutti viola, questo viola. È tifoso viola. Sei strillevante, Siena... Oh, scusa, Michel, ho detto tifoso viola. Sai che il tifo viola non conosce confini, Michel. C'è la Liguria, insomma, è terra dove roba viola non è Guarda che c'è un club a Sestri Levante. Sì, la Fiorentina, sì. Tu lo no, sai. Ma dico, lo sa. Ma tu non hai a salutare nessuno? Tutti. Io saluto il mondo. Madonna, ragazzi, il mondo. In questo momento c'è bisogno, non voglio fare, ma c'è bisogno di salutare il mondo, di mettersi anche da sotto questo aspetto. Vedete la serietà e la professionalità di Michel. Diciamo sempre un po' sul cazzeggio. È un momento in cui il mondo... sta vivendo un periodo terribile, non sappiamo quando e noi cerchiamo finirà. Di alleggerirlo questo e momento noi, terribile anche attraverso anche se saluti. Parliamo di calcio e non di sanscrito certo, antico ma infatti è giusto Gabriele vuoi questo salutare detto, qualcuno? Sai chi no va io no, i nostri a quella categoria di persone che credo sia anche abbastanza diffusa che vorrebbe adesso bloccare il calcio un'altra volta, non so come tu la pensi. Esistono ancora? Esistono. Però ragazzi, non si può. Oggi è stato il presidente della federazione a dire non ci sono gli estremi per interrompere il calcio. Insisto e ribadisco, è assurdo avere questo tipo di atteggiamento quando, lo ricordo sempre in questo tipo di situazione, lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha equiparato il gioco del calcio a un lavoro, per cui ha permesso, autorizzato, previsto, codificato, giustificato, usate il participio passato che volete, gli spostamenti dei calciatori perché sono dei lavoratori. Come io mi sposto da casa mia a Viareggio per venire qui, località Capalle, Campi Bisenzio, per venire a lavorare e lo posso fare, altrettanto lo fanno i calciatori. Quindi è
impossibile pensare. Ma, e poi Giorgio, se no ritorno a cosa ci dicevamo. Per questo si potrà fermare perché non avrà più soldi, ma questo è un altro, paio di mani. Ma ne parlavamo anche durante le trasmissioni del periodo del lockdown. Allora, questo è un momento, come ha detto Michel, molto terribile e che oltre all'aspetto della pandemia ha anche dei riscontri a livello psicologico sulle persone. Io mi ricordo, perché siamo passati da crisi di natura diversa, perché quando qualcuno mi parla degli anni 70 erano tanto belli, probabilmente parla di retorica, perché chi andava a vedere le partite, Angelo Rosà negli anni 70, chi seguì per esempio il cammino della Juventus che vinse la Coppa UEFA a Torino, e le saracinesche erano abbassate all'otto la sera perché c'erano le brigate rosse. Era morto un giorno sì e l'altro pure. Perfetto. C'era il problema dell'austerity. Con cosa si cercò di tirar su la popolazione? Con la TV, Domenica In che fu allungata, e con il calcio, perché non c'erano le pay TV, ma vi ricorderete tutti, 90° minuto, con i gol andava in onda al fischio finale. E quindi il calcio, nolenti o volenti, secondo me è l'oppio dei popoli. Una volta era la religione. Perché noi cosa facciamo, scusa, a tutti quelli che non hanno l'abbonamento, non se lo possono permettere, sono tantissimi, gli facciamo compagnia, gli facciamo passare qualche ora dicendo qualche cosa, a volte anche divertente, parlando di calcio, perché la gente si deve distrarre. Se no la gente è già chiusa a casa, noi diamo un servizio, mi permetto di dire, grazie a Giorgio e grazie a questa televisione, un servizio a tutta quella gente, come vedi ci segue anche da fuori, perché hanno bisogno di passare due ore. Stefano Bonhausa, ti voglio dire, non è vero che il 90° minuto a fine partita dava le immagini sì. Gol. Sì. Alle 6. No, alle 18. Alle 6 lo dava quando la Lega fece il primo contratto. Se si va a rivedere i vecchi YouTube, già faceva ovviamente. Cioè, te dici alle 16:45 sì. facevano vedere i gol dei primi tempi perché avevano problemi nel riversamento delle immagini. Poi la Lega, giustamente al primo vero contratto ufficiale con la Rai, mise il cosiddetto embargo. Ma basta vedere. È così, le immagini dei primi tempi arrivavano subito alla fine della partita. Però era un modo perché la gente ci seguiva. Ma perdonate, però sembra che abbiamo voluto aprire in questo modo per farci uno spottone della Madonna. È stato un caso. Tra l'altro, nella maniera più assoluta, noi vogliamo parlare di tutt'altro. Tra l'altro, Angelo, scusa, c'è anche una nuova categoria di telespettatori. Parlavi di abbonati che non si possono permettere la pay per view. No, ci sono anche coloro che, nonostante sono abbonati, abbinano il commento di a tutti. Tutto gol con altri device, perché ora c'è anche la possibilità di stare con due o tre televisioni. Evidente, ma a me sta a cuore, lo voglio dire, questo penso che a Giorgio, sta a cuore a tutte quelle persone, sono tanti pensionati che non si possono permettere, noi gli facciamo compagnia perché passano due ore, magari si arrabbiano qualche volta su qualche cosa che diciamo, perché abbiamo che dici tu, perché si arrabbiano solo con te. Sì, va bene, però io sono contento perché mi scrivono anche in privato, mi ci scrivono qui, vuol dire che noi gli facciamo compagnia e io sono molto contento. Il problema è che poi è fuori, ci tocca difenderti per quello che vieni attaccato. Ci sono quelli come te che mi fa piacere che ci difendano, però ti voglio dire, vedi Michele, che non ti fa parlare di una cosa mi vanto, che tutti i mesi passati insieme a Giorgio non sono mai mancato qua, sono sempre venuto perché mi interessava fare compagnia alla gente, perché è un fatto, la gente me lo chiede e mi dice, almeno la domenica sera sappiamo che ci sei, ci fa arrabbiare qualche fiorentino. Qui esce il politico, che è in te, che non andava via. Questo e qui è uscito il giornalista di Vaglia che ti ha messo proprio in chiusura la micettina giusta. Adesso dobbiamo al calcio. Possiamo parlare di calcio? Sì, perché facciamo divertire la gente. Tanto per far piacere a Maurizio Canino, che so essere particolarmente attento a questa cosa, devo chiamare subito all'aiuto Gabriele Taverni, selezionando quella pagina che abbiamo concordato. Spiego. Oggi su Tutto Mercato Web, che è un sito particolarmente attento, bravo Giovanni, grazie, che è un sito particolarmente attento, grazie agli iscritti di Andrea Lo Sapio, alla realtà economica delle società, si è dato seguito all'allarme lanciato da Galliani per la Serie B, da Marotta per la Serie A, in parte dall'ineffabile presidente Lotito, per quello che riguarda la possibilità. Te ci monteresti sull'aereo della Lazio? Nemmeno per solo 31 anni che vola, ma se mica vado. Ma se mica vado, lo lascio lì, lo guardo e li lascio volare. Io sto bello tranquillo a casa mia. Cioè, si è fatto anche fotografare alla guida sulla.
Immobile per forza non immobile. Si negativizza. Immobile. Io non ci monto. Vabbè, dicevo... Mamma, mi fai perdere con questi interventi ad hoc, ma per parlava di bilanci, tanti soldi persi, improvvisamente, ve lo dico con molta amarezza, le società in questo momento si sono resi conto che quei soldi che una volta loro ritenevano avventizi, cioè gli abbonamenti e i botteghini, che non hanno mai rappresentato nulla per il mondo del calcio, adesso sono quelli che fanno cambiare l'ago della bilancia. Morale, eccolo qui, questo intanto vedi, questo è l'aereo del prof Lotito, dove Luis Alberto, previa poi scusazio ieri sera, ha detto se ci desse prima i soldi degli stipendi noi saremmo anche contenti, ma era una cosa che poi è subito assolutamente rientrata. I bilanci sono in rosso per tante squadre, io sono curioso, sono andato a vedere che cosa ha scritto sul bilancio della Fiorentina Andrea Lo Sapio. Guardatelo perché lo leggiamo integralmente, il pezzo di Lo Sapio relativo alla Fiorentina. L'arrivo di Rocco Commisso non ha fatto esplodere i ricavi. Non ha fatto esplodere i ricavi nella seconda parte del 19, più o meno simili a quelli del 18. Così la differenza è davvero minima. 105 di ricavo per Commisso rispetto ai 104 dei Della Valle. L'unica cessione di Veretout, che ha portato fischi a milioni di plusvalenza. Per il resto la gestione è stata praticamente la stessa. Diritti televisivi è uno dei pezzi più importanti nella lettura. Scorri Gabri, grazie. Fermati lì. 50% dei due, 50% dei ricavi. La Fiorentina è legata a doppio filo ai diritti TV e agli sponsor legati alla partecipazione in Serie A. Ricavi commerciali soli 11 milioni di lire. Costi, oltre a quello dell'acquisizione da parte di Commisso nei confronti della Valle, ci sono 15 milioni di euro spesa in più rispetto a quelli del 18. Quasi la metà dei costi arriva comunque dagli stipendi, che sono 62,4 milioni, di cui 58 circa per salari, e ammortamenti per i giocatori attorno ai 35 milioni di euro, probabilmente aumentati dagli acquisti come Kwame, Amrabat e Martinez Quarta. Cosa aspettarsi dal 2020? Probabilmente un aumento, puoi scendere un attimo Gabriele per cortesia che c'ho l'orologio che me lo impalla, no? Scendi, abbassarlo, grazie, ancora un pochino. Perfetto così. Probabilmente un aumento della contrazione dei ricavi, cioè voglio dire, tradotto da una negazione per un'affermazione, una riduzione dei ricavi, più un aumento dei costi, quindi un rosso decisamente più importante di quello della stagione scorsa. Il bilancio era già in passivo di 27 milioni, quindi Commisso avrà messo mano al portafoglio, come ha messo, per ripianare ulteriormente le perdite. Federico Chiesa può dare una mano? Sì, nei prossimi due esercizi, seppur in misura abbastanza limitata, mentre sarà interessante al momento del riscatto, vale a dire quando materialmente ci saranno i 40 milioni. A questo faccio solo un'aggiunta: sul bilancio di ora la Fiorentina può scrivere la plusvalenza di Federico Chiesa, ma il cash lo piglierà fra due anni. Questa analisi, sono stato un po' lunghino, ma volevo che fosse chiara la lettura. Parto da te perché non è chiara? No, per le mie competenze infatti, che sono assolutamente basse. Infatti facciamo partire l'uomo dei bilanci molto che è semplice, Angelo, poi semplice. Voi che siete uomini di sport, molto semplice. Intanto 10 secondi per dire che cosa, che la Serie A è molto chiaro, chi ha fatto un po' di ragioneria basta leggere quello, è molto chiaro. Fatto il classico, intanto ti dico che tutta la Serie A perde 720 milioni di euro. 720 milioni di euro è un'enormità per le società che sono tutti in rosso. È chiaro che questa comunicazione qui ti fa capire anche l'oculatezza e la bravura di Commisso di gestire questa cosa, perché l'aveva già in perdita, per non affossare, anche per non gravare sulla società fiorentina a fare ulteriori perdite. Quando lui dice i bilanci sono questi, poi ecco, le parole di Commisso ora vanno portate a questo comunicato, quando dice non posso, come dire, ho già speso, sono già indebitato per 27 milioni di rosso, e più? Non posso fare altre spese, perché a quel punto la Fiorentina sarebbe richiamata
perché la valutazione l'aveva fatta in base all'incasso, che sono 105 milioni, se non vado errato, giusto Giorgio? Debito di gestione. Se tu aumenti il rosso di questo, viene richiamato dall'UEFA, da quell'altro. Lui sta in quest'ordine di bilancio, non a caso ha venduto Chiesa, perché Chiesa gli permette, di qui a due anni, di riportarsi sicuramente, se non dico in bonus, ma quantomeno in pari. Quindi, perdonami Angelo, se lo traduco in termini banalmente sportivi, per permettere a Michel, che vedo che ci sta guardando con aria stranita. Vabbè. Per ora, i grandi investimenti che il tifoso vuole, commisso non li può, non li può e ti aggiungo fare. Giorgio, un po' in parte l'ha fatti, perché in parte, lo dice anche il comunicato, ha già ripianato. Ti torna Michel adesso? No, finisco, ha già ripianato, ma aggiungo, così do l'opportunità qui agli amici di poter discutere, questo non facciamo il paragone della Fiorentina, ma ci sono altre società. Milan, Juve perdono... No, scusa, credo sia un problema solo di commisso. Ma infatti ci arrivo, velocemente, così vi lascio su... L'indebitamento di quelli che sono alti ma meno rispetto all'incasso ce l'ha la Juventus e l'Inter in questo, perché la Juventus ha 90 milioni ma ha 550 milioni di fatturato, l'Inter 350 con 110, che in rapporto a questo, ma io ti vorrei parlare del Milan, 190 milioni. Ti vorrei parlare della Roma, perché la Roma in un altro momento sarebbe in default, perché ne ha 230. Come stanno rimediando? In questo momento qui, vedi Michel, la Roma non può... Con la società nuova, ma non cioè, solo. Elliot ha messo, ma sta vendendo ad Arroma. Sì, scusa, finisco, la Roma, l'ha già comprata con questo debito, in parte adesso si capisce le vendite di alcuni giocatori che cerca di portarla sotto, perché essendo una società ha tempo, 2 o 3 anni per riportare... La cessione di Chiesa, però, è uguale, eh? Sì, uguale, certo. La Roma perché ha venduto alcuni giocatori e altri dovrà vendere? Perché dovrà stare sotto quei parametri. La Roma è una situazione forse la più drammatica in Serie A, ma anche lo stesso Napoli, che dicevano sempre in bilancio, stai attento che adesso anche lo stesso Napoli sta scendendo, perché comunque gli incassi, che sono la minima parte, e così veramente finisco, ma alla fine degli anni, se una partita Juventus-Inter, faccio un esempio, prendevano 5 milioni e mezzo di incasso, Giorgio, oggi se tu guardi su 18-20 partite giocate in casa più quell'esterno, alle squadre gli mancano quei 30-40 milioni. Corretto. Che sono quelli Corretto. Che ormai... Il botteghino medio è... E aggiungo, e qui finisco veramente, grazie alle televisioni, compreso noi, che si mantiene il calcio, perché se no il calcio sarebbe... Mish, ti torna? Ti è un po' più chiaro? Mi torna, però ho delle osservazioni da fare, nel senso, è chiaro che la situazione del calcio è quella che è. Ma questi capitani d'azienda importanti che sono arrivati in Italia dappertutto, segnatamente dagli Stati Uniti, sono persone che evidentemente sanno come ci si comporta, ci si muove. Infatti. Se arrivano in Italia, in una nazione con delle difficoltà, difficoltà conosciute in tutto il mondo, quindi sì. Non è che uno arriva e si trova di fronte ad una situazione inimmaginabile, no, arriva e sa, infatti per esempio la Roma, mi viene da ricordare se non sbaglio, sulla Fiorentina, è stata lunga la trattativa fra Pallotta e Fredkin. Finché Pallotta non ha ridotto abbastanza le già incredibili cifre a cui si è svolto l'affare. Certo. Quindi voglio dire, a questi signori, sì, ci perderanno anche, però prima mi domando, evidentemente è una perdita calcolata, nel senso che lo sapevano, perché se no non sarebbero mai entrati nel calcio. Si sono affidati, torniamo sulla Roma, è vero, hanno venduto tanti giocatori importanti, anche se oppure bisogna ancora risalire alla gestione Pallotta. Sì. Però poi ti pigliano Pedro e Mandzukic, l'armeno, Mkhitaryan. Cioè, quanto l'hanno si pagato? Torna al solito disco? Zero. Come oppure ancora... Ma questo vuol dire avere gente che sta a fare calcio ancora... a prescindere... dalle cifre che si spendono. Oppure ancora vengono e prendono una squadra perché vogliono fare business con l'impiantistica sportiva. O con altri settori. Non è detto necessariamente che debba essere soltanto l'impiantistica sportiva. Poi l'ultima cosa che vi voglio dire, ma siamo sicuri che il financial fair play tuttora imponga regole molto stringenti? Perché mi sembrava di aver letto da diverse parti che effettivamente non è più così rigorosa
l'applicazione delle regole è stata spostata, è stata causa Covid, è stata posticipata di un anno. Questo consente anche a questi imprenditori di fare acquisti che possono sembrare un pochino il passo più lungo della gamba, ecco, quindi diciamo poi, quindi però volevo capire una cosa, concludo, volevo capire il fatto questo di aver accettato di mettere a libro paga il terzo allenatore. La dice lunga su come evidentemente intende muoversi, cioè al di là del discorso che insomma non si vuole spendere cifre clamorose, però una certa volontà di aumentare la competitività della squadra attraverso investimenti maggiori rispetto a quello che si credeva, evidentemente c'è, perché se no il secondo allenatore sarebbe stato Montella. Il terzo allenatore sarebbe stato di nuovo Montella, cioè un tecnico già a libro paga. Ti Angelo, posso rispondere velocemente così? Allora, intanto la Roma, che quando l'ha comprata ha detto una cosa giusta, io ti vorrei ricordare che la trattativa come era partita, avevano trovato quasi l'accordo, poi l'ha comprata per quasi 200 milioni meno, perché visto che c'è il Covid. Poi non pensavano anche, vedi, tu mi fai il caso della Roma, che chi è entrato in questo mondo del calcio non pensava di tornare un'altra volta sul Covid in questa maniera. È vero anche sul fair play finanziario, che hai ragione, che ci sono dei limiti, ma sono un po' più elastici, ma dei limiti devono mettere, perché sennò trovi il pazzo di turno che potrebbe fare spese enormi e poi fa in default. Ci sono dei limiti, ma sono elastici, infatti spostano in avanti, con i parametri di anno in anno, giusto? Spostano in anno. Questo per farti capire che si può fare delle spese, ma qui ti fa capire, Rocco Commisso, perché guardiamo la Fiorentina, che lui ha già ripianato, ne deve cercare di tenerlo, cioè ha già ripianato, ha già messo di suo, ma non è che tutti gli anni può mettere di suo. Ma questo riguarda la Fiorentina, noi possiamo parlare di tutte le squadre, finisco. Sì, però io non credo, perché come la dici te, significa che adesso chiudo i rubinetti. No, non chiudo i rubinetti, significa, chiudo i rubinetti, non sappiamo quando il mondo del calcio riprende con gli spettatori o meno. Infatti, Michel, questo adesso è un altro discorso che prescinde. No, come prescinde? Purtroppo è tutto collegato. Secondo me è molto collegato, perché qui sì, però è una situazione manca di adesso, perché c'è il virus. Prima del virus, andiamo alla. No, noi ma fatto un allora, io prima l'ha comprata, è entrato il virus. Prima del virus non entro nel merito. Io dico di ora, e torno anche al discorso delle televisioni, certo, che era una base fondamentale, un pezzetto di certezze che le società avevano per quanto riguarda i contratti televisivi. Allora, intanto ci sono 15 società su 20 di Serie A che hanno problemi a versare gli stipendi di novembre, sì, tant'è che sembra che il limite del 15 possa essere portato già spostato al primo di dicembre. Guarda, ti dico su un secondo, prego, certo, anche lui. Ti dico sulla valutazione, ha fatto solo 24 ore, non mia o di Giorgio. Solo 24 ore dice che se dovessero stare strettamente al bilancio dei parametri, 16 società di Serie A chiudano. Infatti, e rimangano solo 4. Certo. Scusa, debita e giusta precisazione. Il problema è che queste certezze non ci sono più, perché sul contratto televisivo del prossimo triennio regna l'assoluto silenzio. C'è qualcuno che ha paura anche di possibili golpe, tra virgolette, perché il sistema televisivo a cui eravamo abituati noi potrebbe anche cambiare, perché gli unici che potrebbero intervenire sulle pay per view sono coloro che operano nel web, perché ci sarebbe questa situazione. Amazon TV, dai. Non a caso certi marchi oggi nelle televisioni satellitari non appaiono, chissà come mai. E ci stiamo abituando anche, ci stiamo praticamente rassegnando. Un tempo sarebbero state bestemmie, pagavi per un evento, non accettavi nemmeno la pubblicità quando le squadre entravano in campo. Adesso addirittura le mettono durante la partita. La Pay TV era nata così, la Pay TV ti faceva pagare e ti toglieva la pubblicità. Ti ricordi, Giorgio, quando a Tele Monte Carlo mettevo la pubblicità, era un'eresia. Adesso ci stiamo abituando anche a questo. Io credo che manchi anche questa certezza. Sulle attrattive di altri campionati dico una cosa, dove sembra che arrivino tanti soldi, io secondo me sono attrattive di natura diversa. Certi campionati anche importanti secondo me operano come lavatrici, ma qui mi fermo. Sicuramente sì. Mi fermo. Maurizio, prima di andare in pubblicità con te, riportaci nell'alveo della Fiorentina. Questo che abbiamo letto a proposito del bilancio ti spiega determinate mosse?
No, io mi arrabbio ancora di più, perché sento questi discorsi di bilanci, ma cosa stiamo parlando? L'Atalanta, che è sempre in positivo, non fa tanti bilanci, fa calcio. Come va fatto? Ma quali bilanci per i TV? Ma di cosa stiamo parlando? Ci stava parlando di investimenti. Sì, ma però, non va bene, perché ci stava ti parlando spiego, di investimenti. Ti spiego questo, non va bene dire certe cose, perché Commisso ha tenuto tutti quelli che c'erano prima con i Della Valle, che avevano fallito. Montella ci stava portando servizi. Allora dovevi cambiare tutto. Mandavi via il direttore sportivo, cambiavi l'allenatore e rifacevi tutto da capo. E perché non l'ha fatto? Perché non lo so. Perché lo voglio capire. Vorrei capirlo. Se avevo la risposta te la davo. Perché ti dico. È stato fatto un errore. È stato fatto un errore a base che ora ti costa dei soldi. Ha fatto bene Angelo prima a dirlo. Quando chi fa bene calcio? Tutti a criticare Pirlo. Ah, Pirlo non andava preso. Ha risparmiato un sacco di soldi Andrea Agnelli e vedrete che Pirlo farà bene con la Juventus. Intanto ti sta già facendo vedere un bel calcio. Ha perso una partita col Barcellona. No, no, io con la Lazio, poi Angelo, voglio la risposta di Angelo dopo. Io ho visto una bella partita. La Lazio ha giocato una gran partita. Ha giocato una gran partita. A Barcellona mancava un altro. Comunque dico, le società che hanno successo, la società che hanno successo, Stefano, e concludo, sono quelle che fanno bene calcio, perché risparmiano, perché poi vanno a rivendere i giocatori. Anche l'Atalanta quelli va a rivendere, ha preso un sacco di soldi. La Fiorentina continua a svendere i giocatori e poi la situazione è questa qui, che c'hai 25 milioni di passivo. Ma Maurizio, solo un piccolo inciso, tu hai detto alcune cose giuste e condivido, però vorrei ricordarti, l'Atalanta è un progetto che parte da 7-8 anni fa, il commisso è arrivato adesso, certo, e ha trovato la pandemia, questo lo devi tenere in conto. Ti faccio anche notare che l'Atalanta, pur gestendo bene, è una delle quattro, la quarta che si salva per un pelo, perché l'Atalanta ha fatto anche lo stadio, però è partita 7-8 anni fa con un progetto. La Fiorentina non ha avuto nemmeno l'opportunità, commisso, lo voglio difendere, perché non ha avuto l'opportunità. È arrivato, ben arrivato sul piano. Che cosa devi fare? No, beh, però infatti, ma io spero sempre all'Atalanta ci ha messo 10 anni, quanto ci ha messo? Sì, però l'Atalanta di ora, datemi almeno 4-5 anni. Cioè, hai ragione. Però qui si ritorna al solito discorso dell'inconveniente, del misunderstanding fra i 20.000 spettatori allo stadio a cogliere il commisso il giorno del suo arrivo, perché pensavano che fosse arrivato lo zio d'America che buttasse dentro soldi per avere ottenuto risultati subito, non aspettando 3-4 anni o quello che era. Ragazzi, ma ha avuto subito, c'è stato subito il Covid che ha ammazzato totalmente, guardate che ha ammazzato dagli incassi, da tutto, ha avuto dei problemi immediati, probabilmente il suo obiettivo nella sua testa c'era, mi fanno fare lo stadio, intanto ha comprato il centro sportivo, investo, perché un imprenditore fa così, investo, ti fa X, in quanto tempo lo recupero? Y. E ora c'è questo Y, manca. Fermi, la discussione va avanti subito dopo la pubblicità, grazie. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Banca Cambiano 1884 Società per Azioni ti invita a scoprire i suoi finanziamenti come cessione del quinto dello stipendio o della pensione, un finanziamento per il quale non servono giustificativi di spesa né garanzie patrimoniali o immobiliari.
Per informazioni cerca la tua filiale più vicina. www.bancacambiano.it. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Reazioni da casa alla nostra prima parte di trasmissione. Gabriele Taverni, prego. Sì, ci scrivono innanzitutto un ringraziamento per Franco da Pomarance, che è insomma, un bellissimo messaggio. Abita a Follonica, Toscana TV non si prende. Dal venerdì alla domenica mi sposto per potervi seguire. Quindi insomma lo ringraziamo innanzitutto. E provvederemo a far arrivare il segnale a Follonica. Esatto. Poi un'altra domanda, questa da parte di Salvo. Per tutti gli ospiti in studio, per quanto riguarda l'accordo di Ramadani, non so se ricordate, quello dei quattro calciatori che la Fiorentina doveva vendere, è vero o no? Come mai la società non dice nulla a proposito, rispondi in merito tu a questo? Rispondi tu, è vero o no? Ma io credo che qualcosa ci sia stato, che ci siano stati degli intrecci al momento in cui la società è passata di mano dalla famiglia della Valle ha commesso. È chiaro che comunque Ramadani aveva sicuramente grande importanza, era una figura di grande rilievo con la scorsa proprietà. È chiaro che in questo momento la Fiorentina ha ancora calciatori in rosa gestiti da Fale Ramadani, sicuramente finché tra virgolette non si libererà totalmente probabilmente di tutti i calciatori, quindi Milenkovic e Vlahovic su tutti, probabilmente non si potrà forse chissà dire fine a questo accordo. Ma ci sono state o no smentite? Smentite non ci sono state da parte della società. Guarda, posso dire una cosa velocissima su Ramadani? Che si porti via tutti i giocatori e tolga il disturbo. Ma stasera sei per il... Ci avrebbe veramente divertito anche lui. Sei col Napoli. No, perché se noi si deve essere, cioè se il mercato deve fare Ramadani e poi si sa che dopo 2-3 anni i giocatori vanno via, quelli buoni, allora non li porti nemmeno. Ma io credo, Maurizio, io penso allora che al di là di questo ogni società abbia il suo giro di procuratori, perché questo è innegabile, è veramente innegabile. Perché è diventato il parcheggio la Fiorentina? È quello benzinato stasera, Maurizio. Ragazzi, quello senz'altro, però comunque credo che ogni società abbia veramente il suo giro e comunque debba attingere e restituire favori, perché insomma non scopriamo l'acqua calda. Mi auguro che la musica cambi, perché guardate, io ho visto passare i messaggi di Lorenzo e Antonella. Secondo me questo discorso del Covid non è da sottovalutare, perché gli effetti della crisi si rivedranno ancora di più. Io sento parlare di soldi, soldi. A me sembra come la barzelletta del vecchino che va dal dottore e dice: dottore, io ho 95 anni, quella accanto, anche il mio amico ha 95 anni, dice fa l'amore 5 volte al giorno. E io, dillo anche te. E così come ora. Non la sapevo, questa non la sapevo. Sì, me la mente ora. Bellissimo, no? Bravo. Stefano. Uguale ora. Ma dove soldi... la trovate una trasmissione che vi dà anche questo? Ma dite. Ma dove la soldi, ma quali dillo soldi? Anche e anche, sì, è perché è così, e ci si tirano addosso procuratori. Questo sistema io mi auguro, anche se ho paura di no, ma adesso vedo grosse problematiche legati agli introiti. Poi quello che ha detto Maurizio è giusto, quello è un aspetto tecnico. Infatti ci sono società che hanno fatto investimenti
tecnici importanti, non economici, ma ora c'è questo aspetto che secondo me non è da sottovalutare. E anche il discorso procuratori, certi sistemi, io non penso che potranno andare avanti con il solito filo conduttore che abbiamo io credo, Stefano, sono d'accordo, però perché se no sarebbero bravissimi quelli del calcio, che in una situazione di crisi riescono a trovare le entrate giuste, ma non ne vedo fatica. Io sono d'accordo. Concludo questo e poi ci spostiamo su un'altra tematica. Basta prendere l'esempio di come è arrivato a Firenze Jack Bonaventura. Jack Bonaventura è arrivato a Firenze non perché la Fiorentina ha cercato Jack Bonaventura, è arrivato a Firenze perché Raiola ha cercato Daniele Pradè e ha proposto il calciatore, che tra l'altro, al di là di tutto, probabilmente se la Fiorentina giocherà con un 4-2-3-1, probabilmente Bonaventura giocherà anche in panchina. Ma io ho seguito la Serie C, te ne posso dire milioni di esempi su questo è l'esempio. E per quanto riguarda i soldi, adesso arriviamo insomma a quello che è stato l'indiscrezione, quelle che sono state le indiscrezioni retroscena delle settimane scorse, prima dell'arrivo di Cesare Prandelli, perché secondo quanto ha riportato anche il Corriere di Torino, ci sono stati, sono veritieri, i contatti tra la Fiorentina e Maurizio Sarri, però Maurizio Sarri avrebbe in questo momento rifiutato il club viola perché innanzitutto non gradisce molto l'ipotesi di prendere una squadra in corsa, ma soprattutto perché non ha trovato uno l'accordo con la Juventus e due le richieste di Maurizio Sarri non erano alla portata della Fiorentina. E quindi torniamo con la lettura del bilancio di apertura. Bravo. Però posso aggiungere una cosa vedremo sui numeri detti fino adesso, maggio, perché sennò sembra che tutto vero, però poi vedi Giorgio chi è che fa la differenza, che se no diciamo numeri così perché sta a casa, cerco di far capire perché alcune società fanno un fatturato quasi 5 volte più rispetto a un'altra società. Vedi la Juventus che quest'anno si arriva quasi a 600 milioni di fatturato, di fatturato. Cosa significa? Che poi gli sponsor come sono come c'è la Juventus prende 50 milioni l'anno per quello che è la poi c'è il gettito dello stadio. Aspetta, 50 milioni per 4 anni 200 milioni che poi gli dà la Jeep, gli ha aumentato a 70 milioni l'anno, poi c'ha la vendita anche se il merchant quest'anno il merchant spero di spiegare in parole in italiano perché cominciamo a parlare in italiano e sponsorizzazione ecco il merchant diventano anche i prodotti che si vendono le maglie, che è vero che con Ronaldo hanno avuto un'impennata in alto ma con la crisi c'è stata un po' di contrazione anche quest'anno. Però che voglio dire che nel calcio c'è le televisioni, che naturalmente sono in base alla partecipazione a livello europeo, perché è chiaro la Pay TV, così spieghiamo a chi sta a casa come mai sta differente. Tra l'altro sul fair play, fair play finanziario, Angelo, credo che chi ha lo stadio di proprietà, a prescindere dall'ingresso, possa godere di parametri più larghi, a prescindere dal fatto che ora sono chiusi. È un bene immobile però, che puoi iscrivere a bilancio. In generale, su una cosa, e ritorno invece a Commisso, questo mi è servito per tornare a Commisso, Giorgio. Ecco perché vuole lo stadio Commisso. Perché Commisso ti dice quello che prendo con sponsorizzazione, l'ha scritto lì, non l'ho scritto io, sono 11 milioni, cioè niente. L'ha messi lui come società americana. Ne mette 25. Perché lui vuol dire che ancora la Fiorentina non ha quell'attrazione europea dove la vorrebbe portare lui. Perché lo sponsor ti arriva da chi le società che fanno i prodotti, maglie, scarpe, quello che è. Te la danno se tu sei a certi livelli, se vai in Europa, perché l'Europa, c'è anche la battaglia dell'Europa League che intanto dà un po' più soldi rispetto agli anni passati, ma Giorgio, ma ti fa entrare in campo, ma soprattutto per le sponsorizzazioni esci da vedi, casa tua. Cioè la battaglia vera di entrare anche come Milan che se la dava come obiettivo l'anno scorso di andare in Europa League in tutte le maniere, serve anche a questo. Bene, bravo. Bravo, mi hai dato una buona chance per chiedere ripartire da Michel e restare poi su Maurizio. In settimana il nostro grandissimo esperto Roberto Galbiati ha dichiarato a Lady Radio che l'arrivo di Prandelli alla Fiorentina potrebbe anche rappresentare l'Europa se davanti qualcuno non fosse in grande spolvero. Vi trova d'accordo? Qualcuno, cioè le altre squadre. Altre squadre. Certo, se uno fai... In questo momento, se uno guarda la rosa della Fiorentina, l'organico, lasciamo perdere quelli che sono stati i risultati fino ad ora, però io credo che tutte le squadre che l'hanno preceduto in graduatoria al termine dello scorso campionato siano tuttora superiori alla Fiorentina. Quindi secondo con l'aggiunta, certamente. Quindi sono quelle le 6, le 4 della Champions, le 3 dell'Europa League, aggiungiamoci il Sassuolo,
È evidente, queste sono squadre che, anche per quanto fatto vedere fino a questo momento, giocano meglio, non c'è nulla da fare, giocano meglio, ottengono risultati e la classifica non è bugiarda sotto questo profilo. Quindi è evidente che a questo punto... Quindi non sei d'accordo con Roberto? No, ritornando al discorso monetario, ora si affaccia fra poco il mercato di gennaio e quindi se c'è una certa ambizione, è evidente che certe storture della costruzione dell'organico, tipo il non aver preso un centravanti da 15-20 gol, difficile a trovarsi, però era prendi l'esigenza, era l'esigenza, che mi pare ma fa 15-20 gol Piontek, ragazzi, io, Piontek ha fatto un grande campionato a Genova all'inizio, è stato dato al Milan dove non ha toccato palla, dal Milan è andato all'Hertha Berlino dove mi dicono ha fatto un paio di gollettini, finito un panca, niente di che, quindi secondo me prima di muovermi su Piontek ci penserei. Secondo me c'è un solo calciatore che potrebbe spostare gli equilibri, che non credo proprio arriverà, che è Belotti, secondo me, perché comunque questa squadra è un po' anarchica e Prandelli ci sarà bisogno di tanto lavoro prima di vedere anche qualche risultato. L'unica speranza, secondo me, è che qualche nome, anche importante, ovviamente nel gioco del domino, perché i soldi, ripeto, non ci sono, quindi è inutile stare a discutere. Sentivo delle dichiarazioni a proposito della Polonia, di qualche giocatore che magari è ritenuto importante da qualche commissario tecnico in vista degli europei, che in questo momento magari gioca poco e che quindi è bene che vada a finire da altre parti. Quello potrebbe essere un... Ma perché, scusate, se compri Piontek con lo stesso sistema che la Juventus ha comprato Chiesa, lo puoi comprare, te lo paghi. Ma non ti sposta gli equilibri, Angelo? Non gli sposta Piontek. Alla Fiorentina non sposterebbe gli equilibri. Gli equilibri non li sposta nessuno, anche se porti Milik. Non li sposti Milik, perché ci voleva un altro allenatore. Cosa vuol dire? Che Prandelli non si va bene? Allora, De Zerbi ha una squadra inferiore alla Fiorentina, però c'è un però. De Zerbi ha dato un gioco al Sassuolo. Ma De Zerbi deve dare tempo. Fanno dei movimenti. Cioè. Se voi andate a vedere le partite di Roberto De Zerbi, io lo seguo da tempi del Foggia, lui ha dato, anche se prima prendeva tanti gol, ora è migliorato anche in difesa. Perché? Perché ha preso un tattico che gli cura la fase difensiva e De Zerbi fa quegli schemi lì, molto di verticalizzazione. Maurizio, d'accordo, ma Ciccio Caputo ha fatto 19 gol. Ciccio Caputo, se viene alla Fiorentina, non li fa 20 gol, te lo dice Maurizio, però, perché fa la stessa fine che ha fatto Simeone e che fanno gli altri, da solo lì, palla alla porta, aspettare il pallone e non arriva mai. Allora, per far gol Ciccio Caputo, per far gol i giocatori di che aveva Maurizio Sarri, lascia stare la Juventus, un altro discorso, che aveva prima al Napoli, lui faceva dei movimenti con i giocatori. Palla al centrocampista, al regista, catena di sinistra o catena di destra, a sinistra Insigne, a destra Calleo, partivano. Ma poi dunque Caputo la buttava centrale dentro. È sì, ma il punto. Caputo, se lo metti nella Fiorentina, fa la stessa fine, stanno facendo gli attaccanti di ora. Perché non c'è gioco. Te devi avere... Con Prandelli ce l'hai? Vediamo. Con Prandelli, io gli voglio bene a Prandelli, però non lo so, è tanto che è fuori dal grande giro. Non voglio dire nulla perché voglio ripetere. Due anni fa l'ho dato in Genova, salvato sì, in Genova. Sì, infatti. No, Angelo, ma l'anno scorso, guarda, sei salvato l'ultima giornata con la Fiorentina, hanno fatto quel due anni fa. Quel papocchio 0-0. Guarda, già una cosa. Un punto per tutte e due è normale. Allora, su Prandelli la voglio dire, Angelo, una cosa importante, che sicuramente metterà i giocatori nel suo ruolo, perché ha detto, qua a me non è un centravanti. È una seconda. Amrabat, infatti, si è sempre detto qui, forse Iachini non ci ascoltava, ma l'abbiamo detto 20 volte. Cioè, c'hai ancora il carico alzo zero nei confronti sì, di Iachini. Perché mi mette Amrabat. Ma scusa, ma io si parlava di Veretout, che alla Fiorentina l'aveva messo a fare il regista. Io mi ricordo chi era quell'artista che lo mise a fare il regista. L'avevano deprezzato, infatti l'hai dato alla Roma, quasi gliel'hai regalato. Va alla Roma con un allenatore capace come è Fonseca, è tornato a essere uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Però dico un'altra cosa, Amrabat adesso lo hai perso, giochi in 10. Perché non lo utilizzi? Amrabat gioca meglio come lo utilizzava Juric, più davanti. Castrovilli cosa ora fa? Ora con Prandelli dovrebbe tornare. Dovrebbe a fare tornare la stessa il suo ruolo. Allora, però, per rispondere alla tua domanda iniziale, se la Fiorentina può competere, io ti dico: ci sono 7 squadre superiori come organico. Poi c'hanno. Una c'ha Gasperini, l'Atalanta. Un'altra c'ha Pirlo, che vedrete che piano piano entrerà in. Io ho sentito i discorsi domenica qui, vi ho seguito, che qualcuno dice che la Juventus se la dava già fuori dalle coppe. Sì, sì. E mi scappava quasi da ridere.
Va bene. L'Inter, attenzione, perché ora non va bene, però l'Inter ha grossi giocatori e Conte è uno che viene fuori alla distanza, come ha fatto l'anno scorso. Gli si dava al De Profundis, tutti a Conte. Infatti e poi nel finale ha finito fuori. A un punto dalla Juventus. No, lascia stare il punto, che quella fu un'altra battaglia. E ha perso l'Europa League. Però, ha perso la finale però, di Europa League. Però che Sarri aveva vinto. Però, in tutto come però, la Juve. Ma, io non no, è che voglio dire... Ma lascia stare la Juventus. La Juventus. Ha perso una finale l'Inter come perde la finale. Io non faccio... Sì, la Juve perde la Champions, non perde l'Europa League, la Juve UEFA le vince. Però perde comunque quello che voglio dire, Giorgio, è che Conte non è uno sprovveduto. Perché se noi andiamo a dire che Conte è uno sprovveduto... Diciamo una minchiata, scusate la parola, ma, no, ma va detto. È calato, Conte, Antonio, è calato Conte. Tanto. Sì, però ha una bella rosa, è un allenatore. La bella rosa deve vincere, punto. Ma deve vincere. No, deve vincere, punto, perché se no ragazzi... Comunque l'Inter è una squadra... Va bene quello che sta facendo anche la Fiorentina. Secondo me, io dico quello che penso, Stefano. Alla distanza l'Inter viene fuori. La Juventus sicuramente è una bella squadra. Il Milan... finché regge Ibra. Quindi che... e poi vado da Gabriele, il riassunto del... Fiorentina è una squadra che io mi auguro faccia meglio di quello che sta facendo adesso, però è sempre dietro alle prime sette. Il riassunto del Canino pensiero è in contrasto con quello del Galbiati pensiero. Per Maurizio Canino, se anche scivola davanti qualcuno, la Fiorentina non è da Europa. Per quest'anno no, perché mancano dei giocatori, Giorgio, l'abbiamo detto tante volte, mancano dei giocatori. Quante scivolano e in che misura scivolano? Allora, ieri sera guardavamo la classifica, per assurdo, ora siamo alla settima giornata. Sette sono inarrivabili, Giorgio, questo discorso spendiamo tempo. Sette sono inarrivabili. Bravo Angelo. Sette che sono... Anche otto, ma ti dico, vedi, io ti voglio aiutare invece. Sette inarrivabili e mettiamo che l'ottavo Sassuolo, Verona. Quindi nei sette, tanto per essere, per essere chiari, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Atalanta e Lazio. Lazio sette. Sette. Basta, Sassuolo. Verona. Ma te li metto guarda, gli voglio dare un vantaggio, possono diventare tutti fenomeni, quelle della Fiorentina arrivano, quella che l'altro sono arrivati. E arrivano ottavi, però perché Parma, allora il Verona e il Sassuolo, l'abbiamo detto tante volte, hanno secondo due, il mio punto di due allenatori che adesso vanno per la maggiore, giocano il calcio, che stanno giocando le maggior parti. Se una di quelle fallisce, il Sassuolo può essere uno si inserisce. E puoi arrivare a quella fascia lì. Io ti devo fare un'obiezione, cioè da come ti esprimi, praticamente... Tu non consideri la possibilità che la Fiorentina torni ad esprimere il gioco che sapeva esprimere, sia pure con giocatori del calibro di Toni, Muto e quanto. Era un'altra categoria quei però quella fu una Fiorentina targata Prandelli e in cui il gioco lo vedevi. Ora sì, non c'hai Toni, Muto, Frey e compagnia bella. Ti sembra poco. Però non hai nemmeno degli scarsi ignudi come dicono a Firenze che mettono il pallone. No, però, e nemmeno gli altri Michel hanno quelle rose che avevano gli avversari allora, ai tempi di Prandelli. Toni quando arrivò a Firenze veniva da due stagioni. Io ti dico, vediamo. Aveva fatto 50 gol. Prandelli va valutato in base a quelle che saranno i comportamenti. Allora, guardate, prima di arrampicarvi su altri argomenti, Michel ha portato perfettamente a una delle due grafiche che abbiamo preparato per stasera. Prima però, Gabriele, prepariamo, lo dico a Giovanni Testa, che stasera, come sempre, con Federico e Leonardo ci supporta, ma soprattutto ci sopporta per la trasmissione. Gabri, una battuta, poi andiamo su quella... Sì, semplicemente sono d'accordo con quel discorso insomma, di Maurizio, che sia Amrabat che Vertu non sono due registi, ma c'è anche da dire che sia nel secondo anno di Pioli, sia ad inizio stagione quest'anno, perché Pulgar poi ha avuto il Covid e quindi non è stato a disposizione, un vero regista in squadra non c'era. E quindi è chiaro che quando ti ritrovi... con assenze di mercato importanti come quella di quest'anno e quella del secondo anno in cui Pioli si trovava di Milson, Gerson e altri calciatori che poi sappiamo dove sono andati. Ma ricordare Edmilson e Gerson perché guarda mi viene un comincia a sudare. Edmilson e Gerson non li nominiamo. Allora, voi avete parlato della Fiorentina di adesso di Prandelli e della Fiorentina di allora di Prandelli, come se mi aveste letto nella mente. Pensiero. La prima persona perché me la sono cantata e me la sono suonata. Ho fatto le pagelle della Fiorentina di oggi di Prandelli e della Fiorentina a cui faceva riferimento Michel del 2007-2008, quella cioè della Champions. Sì. Volete vedere cosa è uscito? L'abbiamo messo in grafica. Faccio vedere, ma... L'abbiamo messo in grafica. Allora, noi abbiamo
Premetto che ho scelto nella Fiorentina di ieri, Michel mi correggerai, ma ho scelto quelli che hanno giocato di più, perché si alternavano Pazienza, ce n'era anche dietro Chili. Anche perché sono risultati che sono stati ottenuti in 4 anni. Quindi sì, io ho preso quella 2007-2008, credo la più migliore, rappresentativa. Guarda, quella che era arrivata terza. Esatto. Poi scusate, però ma Frey Ufaluci, esatto. Ma Frey Ufaluci, oggi quanto varrebbero? Non ne ho la più pari idea. Due fenomeni. Io ho messo ruolo per ruolo, anche perché giocavano più o meno allo stesso modo. Il divario è enorme. Il totale lo vedete, sì, ma possiamo anche andarlo a vedere voce per voce. Meglio Frey di Dragoschi, meglio Ufaluci di Lirola, Dainelli e Pezzella se la vanno a vedere, Milenkovic meglio di Gasperini, Pasquale meglio di Biraghi. Milenkovic è meglio di Gamberini. Pasquale meglio di Biraghi, Donatele e Pulgar se la battono, Amrabat secondo me meglio di Liverani, Montolivo meglio di Castrovilli, Calleon meglio di Santana, Pazzini e Ribéry alla pari, Mutu meglio di Vlahovic. Montolivo meglio di Castrovilli. Montolivo magari nei suoi cinci. Discutete. E poi c'è un valore che lì non può... So che Federico fuori non condivide neanche un voto, vero Fede? Allora ti dico, Stefano, Mutu no, c'è anche un valore. A Mutu gli do 10, perché Mutu vince la partita da ora, solo. Ora non esageriamo. Il Champions allora, io do Frey 10, Mutu 10, perché la partita di Genoa, di Gasperini, che ti prese a pallate, io lo guardai quella palla, ti prese a pallonate per tutto l'incontro. Poteva finire 7-0 quella partita. Lì ti manca 3-3. Il valore... 3-3, perché? Tripletta 3-0, Mutu parò tutto, perché sennò te ne facevano 7. Mutu, Frey, te le parò tutte, l'ultimo quarto d'ora si scatena Mutu. Ti manca in questa tabella anche quindi, una cosa Frey giusta 10, che manca, Mutu 10. L'equilibrio e l'attitudine a proporsi che quella squadra aveva. L'amalgama anche, c'era l'aspetto tale. C'erano dei fenomeni in quella secondo squadra. Secondo me c'erano due. Mutu, c'era dei fenomeni, bene, però paragonano giocatore anche col livello del campionato. Liverani era un regista vero, non come ora non c'è il regista, ha detto bene prima Gabriele Taverni. Pulgar non è un regista, ma c'era anche lo stile. Da voce di Giorgi mi sembra che il divario sia veramente. No, poi c'hai due giocatori ragazzi che questi avrebbero. Quello è un fenomeno. Se c'hai un portiere, para tutto. Guarda, Giovanni te l'ha fatto rivedere. 30 gol. Quanti gol aveva fatto a vincere la Scarpa d'Oro, Luca Toni? Quello che diceva, ma qui c'è Mutu, non c'è Luca Toni. Angelo, qui c'è Mutu, non c'è Luca Toni. Allora, il divario così. Non ho messo Luca Toni. Allora, ho messo Toni perché mi sembrava di esagerare. Ho messo Pazzini. Se metteva anche Totti. Ma già è così. C'è quasi 20. Allora, io di Mutu lo porto al minimo a 9. Mutu, perché Mutu era uno ti vince le partite da solo. Insomma, 8 glielo può dare, questo 8 gli si dà. 8 Frey quanto mezzo, gli dai? Non glielo dai 8? 8 a Frey, no? Sì, sì. Frey e Toni gli do 10 a tutte e due. Anch'io. Ma che scherziamo. Ma anche Mutu gli si dà 10. Ragazzi, ma Luca Toni, ma vi rendete conto di usare allora? C'era una bella miscela in quella Fiorentina. Quando, guarda, io perché altri che sono andati da altre parti, non tutti hanno poi reso come... con quei voti che giustamente guarda, sono stati proposti. Una grande quindi verità. Ricordiamoci anche quel clima, perché Mutu poi... Sì, il fenomeno. Allora, una grande verità, dice sempre Giorgio Micheletti. Va da un'altra parte e poi dopo e non per va. Nulla è un maestro da tanti anni. È che dice, conta il risultato, i giocatori. Più e su questo Michel contesta. No. Perché Michel allora, preferisce il gioco. L'allenatore ora è importante. Ma cosa dici? No, scusa, ti ho detto 100.000 volte. Il risultato si raggiunge più facilmente attraverso il gioco, ma è chiaro il risultato si raggiunge prima. Il risultato si raggiunge no. Punto no allora punto. Ti dico il risultato si raggiunge una visione eccessiva del io parlavo il risultato lo raggiungi partita. Giocando te gioca bene sì. Poi vediamo se però, allora ma, però io coinvolgiamo Maurizio in questa discussione scusa tu hai fatto il discorso Genoa Fiorentina 3-3 il Genoa Quel risultato l'hai raccattato col gioco o il giocatore? Allora, il Genoa giocò una partita, cioè come l'Atalanta di ora, il Genoa di Gasperini giocava come non aveva gli stessi giocatori, però giocava non aveva gli stessi interpreti. Ti prese a pallone, io l'ho vista la partita. Dici, e l'Atalanta fa risultati. Gli interpreti sono... Li fa i risultati dell'Atalanta. Però in quella Fiorentina lì c'era Frey che parò tutto. Sì, ha detto. Frey. 5 gol ne evitò Frey. Uno che para tutto, un altro che segna sempre. Basta che ce ne metti uno in mezzo. Trapattoni, no? Sì. Allora, ora lui metteva la lì giocò l'Atalanta centrale, la mezzala da squadra fantastica. Vedo che le pagelle vi hanno
acceso. No, però nota rosso perché aver dimenticato Luca Toni. Guarda che nel 2007-2008, non lo so, Io ho preso il campionato 2007-2008, non capito, l'ho visto ma Toni. L'era Frandelli, quando abbiamo vinto il campionato del mondo nel 2006, Toni era in Germania. Sì, ricordalo lui. Ah no, per appunto, sì, cioè 2006-2008 no, c'era. Capito, ma Giorgio te l'ha fatto, la formazione nel 2006, 2006 nella gestione il complessiva. Campionato lo vinse con la maglia della Fiorentina, finito il campionato andò in Germania. Te andasti, c'è più l'anno 2007-2008, l'anno dopo addirittura. L'anno dopo perché ci fu la penalizzazione. Quindi nel 2007-2008 non c'era. Non c'era, c'era Osvaldo. Si sta parlando dell'organico che aveva a disposizione Prandelli nell'anno, l'abbiamo andati in Champions a spese del Genoa, perché poi noi si arrivò a pari punti con Genoa, perché Genoa fece un grande campionato, una grande squadra e grande gioco. Dicevo, se si parla della gestione Prandelli e evitare avrei dovuto fare la Fiorentina delle Fiorentine, invece ho fatto la Fiorentina del 2006. Allora cerchi di Mutu e Frey che ti vincevano le partite. Siccome la differenza comunque è abissale, sono bravo comunque, anche fatti, se abissale, non c'è nemmeno gravemente di Luca Toni. No, ma volevo dire, volevi dire qualcosa, devi dirla tu, qualcosa tanto lo deve dire Gabriele Taverni, però dopo la pubblicità, perché già nel blocco prima siamo andati oltre, cerchiamo di fare i bravi questa volta. Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Vetro, carta e cartone, fai la raccolta differenziata, falla bene, per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Studi medici Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi, gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da mani toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Consiac Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Toscolab Consulting ha sede nel comune di Serravalle Pistoiese a Pistoia ed è laboratorio e studio di consulenza ambientale e alimentare. Da anni operiamo nei settori della chimica e della microbiologia a servizio del privato e dell'industria per analisi di acque, alimenti, ambiente e luoghi di lavoro. Ci occupiamo di analisi delle emissioni in atmosfera, di analisi sulle acque di scarico e gestione dei rifiuti. Toscolab è in via provinciale Lucchese a Masotti, Serravalle Pistoiese.
30 anni la Camera di Commercio di Firenze e in generale il sistema camerale a livello nazionale mette a disposizione dell'imprenditore degli strumenti fondamentali, basici per svolgere attività online, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione e per sottoscrivere digitalmente documenti e contratti digitali. Ultimamente questa attività è diventata di particolare rilevanza in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19. La Camera di Commercio, sia a distanza con un sistema di riconoscimento online, sia presso gli sportelli in presenza qui nella sede di Piazza dei Giudici, su appuntamento, eroga CNS, che sono delle card che contengono il certificato per la firma elettronica e il certificato per il riconoscimento online, token evoluti che è possibile utilizzare anche in mobilità con gli smartphone, mentre per le CNS è necessario il lettore. Altri strumenti molto importanti che gratuitamente la Camera di Commercio mette a disposizione, mentre per i primi bisogna pagare, quelli che ho citato prima, bisogna pagare dei diritti. Questi terzi strumenti invece sono gratuiti e sono riservati a tutte le imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese e sono i cassetti digitali, quindi si possono visionare tutti i documenti ufficiali che riguardano l'impresa. Tra questi dispositivi poi abbiamo, è utile ricordarlo, anche lo SPID. Lo SPID è un sistema che ci permette di farsi riconoscere online alla stessa stregua delle CNS, però come per il token evoluto, in mobilità, senza bisogno di lettori e di postazioni fisse. Seminario gratuito online su impianti di trattamento rifiuti, autorizzazioni, vincoli e opportunità, organizzato dall'Albo regionale gestori ambientali e la Camera di Commercio di Firenze. Due date a scelta, 20 o 27 novembre. Continuano gli webinar di accompagnamento all'export di Promo Firenze. Prossimo appuntamento il 26 novembre dalle 16 alle 17.30 con la distribuzione del vino in Canada e il rapporto con il monopolio. Vuoi diventare imprenditore? Rivolgiti al servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Riceverai assistenza nella fase di avvio dell'azienda attraverso un servizio specializzato per l'analisi di prefattibilità dell'idea imprenditoriale. La consulenza è gratuita. Allora, oggi. Lo so, non sono bravo in aritmetica, i conti li sbaglio, grazie se da casa ci avete corretto come credo abbiate fatto, ma grazie soprattutto allo studio che ha subito corretto la somma della Fiorentina di oggi, è 71,5 contro 73,5, mi dovevo essere perso per strada qualcosa. Però scusate, io contesto i voti della prima squadra. Questo è un altro paio di Allora, Frey 10. Uifalugi. Uifalugi 8. Dainelli. Dainelli va bene sempre. Gamberini. Va bene sempre. Pasquale. 7. Quello. Donadelli. Va bene. Liberani. Un po' di più, 7. Sì. Montolivo. Perché è un vero regista. Montolivo 6,5, via. Ah, lo abbassi? Sì, Montolivo. Montolivo. Santana. Santana 7. Pazzini. Pazzini 7. Mutu. 10. Vabbè, con queste manca sempre quell'elemento che lì non puoi mettere, che era quella chimica di squadra, quella quadratura che quella Fiorentina e mi aggancio a quello che giustamente sta dicendo queste le differenze Stefano, perché se no altrimenti uno piglia le figurine, le mette lì e si fa come il fantacalcio. Ma il calcio non funziona così. Ma quella chimica chi l'ha creata? C'è la Brandelli. Abbiamo avuto ospite il venerdì prima, la società. Ascoltate Gabriele. Abbiamo avuto ospite proprio questo venerdì qua, insomma, tutto gol, Sebastian Frey, che quindi insomma ha risottolineato proprio quello che sta dicendo proprio Stefano, perché quel gruppo aveva una tale forza, una tale consapevolezza, anche, ma
ci sono state anche delle frasi molto belle e importanti di Seba Frey, perché comunque ha sottolineato come il calcio di allora fosse diverso da quello di ora, perché rientravano gli spogliatoi, si guardavano e festeggiavano viso a viso, insomma, non guardando un cellulare e facendo video per i social. E questo credo che sia purtroppo un cambio generazionale che si riversa non solo nel mondo del calcio. In più volevo aggiungere che secondo me in realtà, dalla mia memoria di adolescente, spesso e volentieri non vedevamo neanche delle partite brillantissime della prima Fiorentina, delle prime Fiorentine di Prandelli, perché comunque ricordo ancora un Fiorentina-Lecce che ero allo stadio, in cui la Fiorentina vinse 1-0 con Toni, praticamente ci fu un tiro in porta e basta. Quindi io su Prandelli su Prandelli mi focalizzerei più sul fatto che lui era bravo. Lui era bravo a mettere i calciatori nel posto giusto, a dargli anche la fiducia, esatto, e secondo me anche a leggere le partite, perché io ricordo cambi proprio durante la partita al 60-70 che davvero avevano effetti importanti poi sul risultato. Gabriele, la cosa che secondo me ha fatto precipitare la posizione di Iachini, perché tutti ci ha preso un po' in contropiede questa situazione, che tra l'altro l'esonero è arrivato in una partita noiosa quanto vuoi, ora come dice Vittorio Betti, no? Sto per dire una cosa che magari rischio di essere processato per direttissima a Norimberga, ma a Parma comunque tu non hai subito da una squadra che 7 giorni prima con il contropiede in altre circostanze aveva messo in difficoltà l'Inter. Quindi quantomeno ti aveva aggiustato quella parte di contenimento difensivo, per carità, contro un Parma brutto, chiamalo come vuoi, però non avevi rischiato. Però secondo me quello che è mancato a Iachini, dove sono precipitati, che mancava quella consapevolezza che quella Fiorentina probabilmente aveva. E a quel punto la parte tecnica della società ha convinto Commisso a cambiare, perché quei giocatori ormai erano sfiduciati, non avevano più quella forza, quella volontà. Vi richiamo però una cosa, perché voi girate, fate come giro d'un cerchio, no, tutti quanti, poi io vi riporto qua, tutto il resto c'è il circo. Quante volte lo dico? C'è il circo, il gioco non brillante, poi si vogliono il gioco brillante e poi si ricordano che si vinceva. No, il gioco a me non mi interessa. Angelo, io ero contento vincendo una gioco, si vince, si vince e basta. Infatti. E per vincere, se pensate che sia facile, allora vuol dire che non avete mai giocato il calcio. E invece ci vogliono gli uomini, i zibidei, ci vogliono i giocatori bravi, forti, ma forti con la testa. Un vecchio... E a Parma, Angelo, se tu avevi la testa, certo, potevi vincere. Certo, probabilmente oggi questi giocatori, Iachini non riesce a dare, per vincere con Parma, poi con l'Inter non si vinci. Si può fare i paragoni di varie due... Fiorentine. Sì, le varie Fiorentine, quello che sono, tu puoi paragonare, ma ci vuole gli uomini per vincere. E lì in quella squadra c'erano degli uomini, in quella Fiorentina, veri. Cioè, gente che, come dice, puoi giocare anche male, diceva Gabriele, mi ricordo, però la porti in fondo, perché quando hai uomini veri la porti in fondo. Il problema delle squadre, e questo vale per tutti. Però Angelo, questo gruppo a Parma poteva vincere, No, appunto, però il discorso A Parma, è giusto, ci vogliono gli uomini, senz'altro. Ma gli uomini vanno messi anche in un'armonia di insieme, che non è patrimonio di tutti. Certo. Quindi, probabilmente Iachini, purtroppo, lo dico con la mano sul cuore, perché a lui era l'anno scorso ve l'ha messi però bene tante cose, l'anno scorso ve l'ha messi bene con i giocatori minori, va salvato per quel tipo di obiettivo, per quel tipo infatti il minimo sindacale appunto per quel tipo di obiettivo, però è evidente che l'obiettivo di stare è uguale, ha messo la stessa cosa, ha detto Michel, per arrivare ai risultati fammi venire, ma l'obiettivo è uguale, se tu fai capire che l'obiettivo sia l'UEFA. No, che ha detto Commisso, ti richiamo all'ordine. L'anno scorso ti dovevi salvare, quest'anno tu sai che anche se si parte dalla famosa parte sinistra della classifica sei almeno decimo o quanto, quello quindi, devi fare ci vuole, ma è chiaro che a Prandelli verrà chiesto qualcosa di più, e in questo senso io credo che sarebbe assolutamente ingeneroso, perché è evidente che il materiale umano a disposizione, salvo clamorose e auspicabili sorprese del mercato di gennaio, però Può anche esplodere un giocatore. Guarda che nel calcio, Michel, ti matura un giocatore all'improvviso, uno dei due attaccanti, che ne sa? È uno che con i giovani si dice che ci ha saputo fare. Se riuscisse a far esplodere uno dei tre ragazzi che si contendono il ruolo di provoco, con Paolo Sosa saresti nei primi cinque.
con questa squadra. Ma sai che ti prende due giocatori davanti e te li fai esplodere. Te l'ho sempre detto e ripetuto, per un girone mi ha fatto godere. Con questi giocatori Paolo Sosa ti porta nei primi cinque. Perché ti valorizza quello. Paolo Sosa che squadra c'aveva, non era male. No, no, aspetta, io reggo, Michele, perché ne parlavi anche nel giorno andato non era male. No, aspetta, fammi parlare. Allora, lui mi ha anticipato anche su Paolo Sosa. No, non era male, era tanta roba come squadra. Ma sì, però era una squadra dove molti giocatori erano degli sconosciuti. E qual è l'allenatore bravo? È l'allenatore che, pur avendo giocatori non eccezionali, non eccelsi, riesce a far giocare la squadra in un certo modo e a fare risultati. Alonso non lo conosceva nessuno quando arrivò a Firenze, o i più non lo conoscevano. Chiesa giocava nelle giovanili. Bernardeschi era un ragazzo di belle speranze, che lui arrivava dalla primavera. Centravanti? Kalinic chi lo conosceva? L'avevo visto io nel Dnipro, che aveva fatto la finale con Napoli di Coppa UEFA. La finale della Coppa UEFA. Sì, però chi lo conosceva? Kalinic non aveva fatto mai grandi cose. In Italia no, ma io voglio sperare che i direttori sportivi, procuratori e compagnia bella sapessero chi era il centravanti del Dnipro, finalista di Europa League. Michele, io parlo di calcio perché guardo tutte le partite. Mi ricordo la partita contro l'Inter, che era una delle candidate allo scudetto, infatti girò il girone d'andata prima quell'anno. Noi si andò a San Siro, gli se ne dette 4, c'era Handanovic. Kalinic scatenato. Handanovic non riusciva a uscire dall'area piccola perché ci aveva 3-4 giocatori a Fiorentina che andavano a fare pressing davanti all'area piccola e faceva Handanovic, come per dire, venite mai a aiutare, non esco. Cioè, la Fiorentina andava in pressing con 4-5 giocatori, tra cui Vessino. Bene, ma questo è allora. Alonso. Questo è allora. Poi cosa succede? Allora, sull'oggi ti dico, la Fiorentina... Io ripeto, Prandelli gli va dato il tempo perché, di vedere. Sai perché ti dico, veniamo sull'oggi? Certo. Perché mi è passato sotto gli occhi un messaggio. Sì. Povera Firenze, osanniamo Prandelli per quello che ha fatto 14 ma anni infatti, fa. Ma infatti questo messaggio è pertinente. 14 perché... mi sembra un po' tanto. Sì, vabbè, sono passati... Sì, no, 2006, 14. Allora, è pertinente perché questo messaggio. Il Prandelli di adesso sicuramente non sarà il Prandelli che era tanti anni fa. Primo perché aveva dell'altro ma materiale. Ma non lo sappiamo questo ancora, infatti, è presto. Dobbiamo guardare, dai. Ma io infatti non dico niente sul Prandelli di oggi. Lo voglio prima vedere. Adesso però, no, dire... Lo voglio prima vedere, è un climb di Michele. Allora, non lo sapevo. Non portargli lo perché Maurizio giustamente fa delle osservazioni logiche, caro il mio... Ma lo voglio prima vedere, è frase tua, che non però venga toccata da allora, nessuno. Allora, se vuoi ti dico anche il coltello fra i denti. Però Giorgio, io devo... E si spingano un po' in avanti, dovete un po' avere il coraggio. Invece sono tutti ora, tutti con le mani... Aveva cominciato Michele, ma Michele lo sa. Angelo, io ti... Se Michele ti dice questa cosa, ti dice, com'è bianca questa cosa? Io voglio vedere le cose. Angelo, ma ora ci si mette anche Maurizio. No, lo spingo, spingiti un po'. Secondo te come può arrivare questa... Ma siccome te, io ti voglio che te sei un furbo. Buone. Noi ci si sente spesso settimana per telefono. Cosa ti ho detto? Se veniva Sarri si poteva fare il miracolo anche di andare in Europa League, perché Sarri ti dà subito un gioco, perché lui subito, è così. Se c'ha giocatore, no. Alla Juventus, allora, e al Chelsea lui si è quando adattato lui, ma non la storia del gioco. Io ribadisco il che diceva Brian Clough, che poi per carità c'aveva un grande vice. Ma non penserete mica che se fai 4-3-3 e diventa 4-2-3-1 allora la squadra la cambia? Spiegatemi per quale motivo è stato esonerato Iachini nella partita da un punto di vista di fase difensiva migliore dell'anno. Perché ci si addormentava con Iachini e non facevi risultati, non vincevi. No, con Sarri hai fatto la miglior partita di Pessi. Io mi sono addormentato con Sarri. Sei addormentato ma non hai rischiato l'altra volta. Ma cosa me ne importa di non rischiare? Se una la perde, allora con le squadre... E allora prendi Prandelli? Ma che ti cambia con Prandelli? Allora... Non lo volevo dire, ma l'hai detto te. Io volevo Sarri. Purtroppo Sarri non è stato Sarri ha vinto una Europa League con Chelsea. È andata la Juventus. Basta. No, ha vinto lo scudetto la Juve. E non mi venite a dire. Ma non con il suo gioco. Aspetta. Non con il suo gioco. Squadra del resto. Non fa casino. Sì, fa casino. Sì, non però, con il suo gioco. Però Angelo, te mi devi quindi una pizza. Perché dicesti che con cosa si vince. Io dissi, ma cosa vinci? Poi Ronaldo l'ha fatto 30 gol. Ma Ronaldo ce l'aveva Sarri. Se magari... Non ce l'avesse avuto, cambiava la storia. Ce l'aveva la Juventus, comincia a fare questi casini. Dico. Sarri, guarda, bravissimo, io sarei... Poi vabbè, ha sbagliato. Però ricordiamoci sempre che nella parte iniziale delle sue gestioni ci sono stati dei problemi. A Empoli, se non lo salva Pino Vitale e il presidente Corsi, che non lo esonerano, quando, se non sbaglio, aveva perso 7 partite iniziali con... 5? 5. Oggi te e Tecco sui numeri non colliniamo.
Io mi ricordo due anni fa c'era qualcuno in questo studio. Era stato esonerato Sarri a Pescara. Tutto vero. A Verona, forse. Ma a Verona. Parliamo dell'oggi. Verona, sì, hai ragione. Parliamo dell'oggi, però. C'erano persone due anni fa in questo studio, non voglio fare nomi perché non è corretto. Dicevano, ma che ha vinto Sarri? Ha vinto nulla. Andavo via da Napoli, due anni a portare una Europa League. Sì, ma non con il suo gioco. Non con il suo marchio, però, te mi ha parlato di gioco e io ti ribadisco. No, siccome e allora mi facevi la domanda, dice Angelo mi dice: spingiti avanti con le motivazioni che uno riesce a dare. Sì. Sarri è saltato alla Juve perché lì, purtroppo, non è per lui, non è riuscito a creare quel clima intorno. Ma lo sapevamo, non per il gioco, no, l'ho detto anch'io, l'hanno preso. No, Sarri, quindi non è questione di gioco. Sarri alla Juventus non ci poteva stare perché c'era una situazione di prima col Napoli, una serie di situazioni che non poteva andare Sarri, che ha sbagliato. Gabri, vai. No, Sarri a andare lì, chi l'ha portato ha sbagliato. Vai Gabri. Ci scrivono da casa, basta con tutte queste critiche, Prandelli è meglio di Iachini, punto e basta. Quello Sarri non verrà mai a Firenze. Poi Giorgio, tra l'altro, Cesare Prandelli sfida anche un po' la cabala, perché dei tanti ritorni a Firenze ne leggiamo qualcuno: Ara, Zeisler, Ferrero, Chiappella, Valcareggi, Radice, Agroppi e Montella. Insomma, di tutti questi allenatori che sono tornati a Firenze, adesso non ci dilunghiamo, però quasi la metà, diciamo, sono stati riesonerati poi successivamente poco dopo, quindi insomma non porta molto bene. I cavalli di ritorno a Firenze dal punto di vista tecnico. Guarda, l'unica cosa che posso dire io a Prandelli gli voglio bene perché mi ha fatto stare bene, diciamo, diverso tempo con le coppe. Dico, vediamolo, però lui sicuramente è uno che vuol bene alla Fiorentina, sì, che vuol fare bene alla Fiorentina, e questo è già un buon inizio. Che si gioca anche parecchio del suo, perché Prandelli torna protagonista in Serie A dopo parecchio tempo, insomma. Quindi, perdere Genova. E guardate anche però da che gradino di rendimento, visto che voi giustamente sottolineate ci vogliono i giocatori, guardate da che gradino di rendimento parte la Fiorentina in base ai dati statistici della Lega di Serie A, per cui sono tutte statistiche di squadra ufficiali. La Fiorentina ha fatto 10 gol, è 14esima sulle 20 di campionato, ha fatto 73 tiri, 11esima, ha fatto 21 parate, 11esima, vuol dire che chi para meno è in cima, 21 parate, 11esima vuol dire che sei in fondo. È ultima per i chilometri corsi e per i pali colpiti. Per forza, dopo te ne dico. Ma manca gol subiti. Gol subiti sono 10, uguale. Mi sembrava fosse un po' di più, Giorgino. No. Possesso palla. Possesso palla è quarta. Ed è quindicesima per i corner battuti. Sì. Sono dati bassi. E se mi fa vedere i gol subiti, siamo ancora più bassi. Posso fare un'obiezione, Giorgio, sul posto, perché li ho studiati un po' anch'io. Sì, fai contento, Angelo. I gol subiti. Ti aggiungo sul possesso palla che sui 28 erano, ricordo, però il 16 minuti in media sono dentro la metà campo della Fiorentina. E quindi 11 nella metà campo difensiva. Sì. Aggiungi i gol subiti. I gol subiti adesso non fare il furbo, Gabriele. Sai vedere qualcuno quanti sono i gol subiti della Fiorentina? Sì, lo so io. No. Te lo dico io. Ma non è vero. Te lo dico io. Ma non è vero. Sono 12. Sono? 12. Vabbè, fosse anche, non so che classifica. No. Perché? Michel, sono dati che ti preoccupano. 12. Ma lo sapevo che sono 12. E lo sai perché ti dico, perché voi non guardate, perché io guardo le statistiche. Quando una squadra subisce più gol di quelle che fa, è bene che cambia l'allenatore, perché c'è una discesa che va nel baratro, perché sono i numeri, non tradiscano mai. Sì, sì. Ricordatevi che i numeri è una cosa nella vita che non tradisce. Sì, no, poi ti dicesti, però bisogna anche dargli il peso che non deve essere. Siamo alla settima, ottava giornata, gli si dà il peso giusto. Però tu concordi con me che nell'arco di un'annata i numeri non tradiscono. Se prendi due gol a partita, ci sono alle volte delle partite con dei risultati incredibili, 7-1, 8-2, cioè sono numeri che poi
potrebbero falsare una valutazione complessiva. Strano che questa considerazione tu non l'abbia fatta a fine campionato scorso, quando con i tre gol che ha fatto in una partita sola Chiesa è arrivato a quota 10, ma ti sei limitato a ricordare i 10 gol fatti da Chiesa. Per esempio lo dicevo di Simeone, che Simeone, se vi ricordate bene, aveva fatto triplette e doppie. Bravo. Però per esempio i numeri hanno un peso, perché io mi ricordo questa situazione che fotografano i numeri della Serie A. Il povero. Sì, perché se non lo freniamo stasera è deborda. I numeri che fa vedere questa statistica della Serie A, Michel, sono numeri che ti dicono che il lavoro di Prandelli è complicato, deve essere più finalizzato a qualche cosa. Il lavoro complicato me lo dice il buon senso, perché evidentemente il fatto stesso che se venga richiamato. Se ti giri un pochino eviti che Federico ti rinquadri di profilo, che è bello, per carità. Sai, però io non faccio mai televisione. È bene ricordarsi ogni tanto. No, è vero, chiedo scusa. Figura. Allora, no, dicevo che sia un compito difficile, questo è palese, a prescindere dai numeri. Però hai sentito che chiaramente in questi giorni lui ha detto: devo più lavorare sulla testa che non sulle gambe. Questo non c'è dubbio. Perché parlo singolarmente, parlo con il gruppo. Iachini, la famosa chiamata disponibilità al gioco, no? Come devi parlare a proposito di quella Fiorentina che aveva chimica. La chimica, l'atteggiamento propositivo. Comunque il discorso è molto semplice, cioè se non ci fossero stati problemi la classifica sarebbe stata ben diversa. Ora, io non credo che il valore complessivo di questa rosa sia clamoroso, ma nemmeno che sia, così l'ho detto prima, da scarsi ignuti, come si dice a Firenze. Michel, purtroppo, quindi è evidentemente un Prandelli nei suoi cenci, altro fiorentinismo, sarebbe sicuramente in grado di riportare le cose. Sarebbe, perché potrà essere, certo, non si certo. sa. Dire, se il Prandelli che conosciamo, che abbiamo visto, apprezzato per 6 anni o quello che è un signor allenatore che sicuramente ha tutte le carte in regola per ottenere da questa squadra quello che fino adesso non si è riusciti a ottenere. Perché se no l'altro scenario, Michel, di questi numeri è che il gruppo è scarso e allora ci puoi mettere anche chi tu vuoi e le cose non le rimedi. Stefano, perché cioè non le rimedi? Perché probabilmente se il gruppo è scarso in questa maniera, dopo che comunque certe indicazioni il campionato scorso, che è finito non 7 mesi fa ma poi mesi fa, vuol dire che anche tutto quello che c'è all'intorno dell'allenatore, e lì do ragione ad Angelo e Giorgio quando dicono che l'allenatore lo fa la società, allora altro che c'è da preoccuparsi. Ma tu che pensi che alla Juve chi va diventa allenatore è importante? Il problema è quando va via dalla Juve, perché alla Juve la Juve ti ha costruito tra pattoni che arrivava nel calcio e lo critica. Va bene Giorgio, ti ha preso Conti e diventava un allenatore, ti ha preso Allegri che l'avevano cacciato via dal Milan, ha preso Sarri, chi va, ora ha preso Pirlo, e siccome è l'intoccabile, Pirlo devi sapere una così cosa. Così hai risposto anche a Vittorio. No, Pirlo è l'intoccabile. Ora non so cosa dice Vittorio, ma per Vittorio non è... chiedeva se per te perché Vittorio è intoccabile. Per Vittorio è allenatore solo. Chiedeva solo per se Vittorio sono allenatore c'è solo. Come si chiama? Che lui la Lazio, Inzaghi. E poi qualche no, perché non è vero. De Zerbi non è più, non era buono, era un ex allenatore. E no, Gattuso doveva imparare a allenatore. Sono io. E Pirlo rispondo in questo senso. Pirlo no, l'unica cosa della Pirlo Juventus, ho la sensazione che sulla società ci sia qualche squillo che arriva dalla proprietà. Però senti, il squillo della proprietà è questo. Vuoi sapere te la racconto come stavo scelto Pirlo? Vuoi saperla come sta? Non per Pirlo. Se no per Pirlo. Mi date sui giornali, mi date quello di sui giornali. Se tu me lo fai dire, ti dico che prima della partita con Lione, prima della partita, no dopo. Con Lione tutto attaccato o staccato? Staccato. La partita con Lione, i giocatori sono andati e hanno detto: comunque vada a finire, a parte la Sarri già andare via. Questa alle 5:30 ti posso garantire, ti dico cose precise. Aspetta, non è mai stato difeso. Finita la partita con Lione, gli dice Agnelli: apparatici a Neved, portatemi un nome domani. Perché siccome l'avevano scelto loro, con tutta la battaglia, vi ricordate di Sarri, la mattina dopo riunione, e te la posso raccontare questa senza possibilità di smentita. Sì, ma alle 11:30 riunione, dice allora, ma sa Presidente, allora il nome l'ho scelto io, è Pirlo e non si tocca. Certo. E ti posso garantire che al di là di quello che dite, Pirlo potrà anche non vincere nulla, non lo tocchi Pirlo, perché è una scelta societaria. Bene, di fare societaria. Ritorniamo in riva all'Arno. Se tu dovessi dare un voto di partenza alla difficoltà di Prandelli, 8.
Molto difficile. Sulla scala di 10. Sì. Questo partendo dal concetto che la società è ambiziosa, quindi anche se non viene ammesso pubblicamente, però un raggiungimento del settimo posto, quindi Europa League, lotta per l'Europa, è un obiettivo della società, che non lo dirà mai pubblicamente. Però secondo te l'ha detto a Prandelli? Secondo me sì. Quindi cioè, hanno detto, facciamo partire Prandelli, sei, che manca da Firenze da 14 anni e che piglia una squadra tremebonda con il carico sulla schiena di arrivare almeno in Europa. Ascolta, o di lottare per l'Europa. Io non credo. Questa che è la partenza detto, di Prandelli. Che gli abbiano detto vogliamo la salvezza. Hanno chiesto di più, questo non c'è dubbio. Da quell'altra parte della classifica. Da quell'altra parte della classifica, sì. Infatti, è questo un po' il discorso. Dall'altra parte della classifica è diverso che lottare per l'Europa. Vabbè. Dal settimo posto arrivi decimo invece del settimo, però cambia. È un discorso che si può affrontare se lui riesce a sciogliere certi nodi che tipo? Gravitano sui giocatori. Tipo nodi mentali? No, nodi, io dico perché te. Però ci sono dei punti interrogativi che vanno risolti positivamente. Prima di tutti Amrabat, che deve essere un giocatore che tutti speravamo fosse... E che sicuramente sarà, io però segnateli. No, anche uno te l'aggiungo io poi, perché no, tu dimentichi. Poi ti dico, anche da Bonaventura, sinceramente, io pensavo di vedere qualcosa di più rispetto a quanto si è visto fino adesso. Sarà questione di tempo, non lo so, vediamo. Che forza. E lo mette a destra, sempre c'è a sinistra. Vabbè, comunque. Gahin lo metteva a destra. Dobbiamo vederli, capito? Tu devi sapere che Prandelli si troverà con questa situazione. E questo, se vuoi, ci ritroviamo. A gennaio Milenkovic lo dà via, perché se vuoi prendere soldi, che a giugno prendi zero. Buonanotte, ascoltami in una logica. Farei come società, perché se tu lo vendi a gennaio, incassi dei soldi. Sì. A giugno, quello non ha firmato, se ne va a zero. Mi porti un'alternativa pari o superiore a Milenkovic? Ma scusa, l'hai preso? Va bene, ma scusa, l'acquisto... Ma devi ragionare, mi dice, l'acquisto come si chiama? Quartararo, come si chiama? Quartararo è il pilota di moto. Sì. Ma è giustamente un'alternativa, perché non c'è un... Devi sapere che a gennaio... Se no mi tenevo Ceccherini, scusa. No, scusami, io a gennaio come società... No, ragazzi, perché se no volete fare come vi pare. Quarta non è stato preso, ci sarebbe una cosa, non posso credo. Dire cosa ho dell'altro, voi potete fare, e non funziona così nel mondo. E non funziona così nel mondo. E se è partito una trasmissione con problemi economici. Bravo, perché se no. Noi cerchiamo sempre di fare bravo. Trasmissioni. Allora, ma no? Evidente, siamo arrivati lì. Ma è evidente che a gennaio una società che non è riuscita a chiedere il rinnovo di Milenkovic, no? Che ha un valore 25, 24, 30, 40, 57, dici a me non mi interessa nulla. Il problema è che se tu lo vendi a gennaio incassi dei soldi importanti. Questa è verità sacrosanta. Te non ha voluto firmare. Se ti arrivi a giugno incassi zero. Io a 25 milioni, anche 20, lo vendo perché incasso. Angelo, grandi direttori sportivi sono saltati e molti dicevano, certo. Ma come mai? Perché imbottivano le squadre di giocatori che poi non riuscivano a vendere. Oh, capito. Anche Marotta è la stessa Marotta è uno di quelli. Allora, adesso la Juve quest'anno l'ha cambiato di 7 per questo motivo. Svendendoli, perché deve andare in questa logica. Quando un tempo quello che era al top veniva venduto e ti rifinanziavi la squadra. C'hai Pezzella che ho visto, che non è una cosa di sfuggita. Io ve lo dico. Va al Barcellona perché il Barcellona ha bisogno di una riserva, perché comunque si è fatto male 2 o 3 giocatori adesso. Il Barcellona ha bisogno di una riserva per il gioco di Kuma. Potrebbe essere una riserva che fa anche da titolare. Ora, un giocatore che è in scadenza, abbiate pazienza, e lo chiama il Barcellona. È vero che non è il Barcellona probabilmente, ma è sempre, Io che sono un giocatore ci vado a piedi, dico qua devo andare a piedi, sì, ma sono d'accordo, stai no ma io scusami ti dico questo che Prandelli gli dai pugnalati io ti sto dicendo, ma non significa indebolire per me. Io ti sto dicendo, se poi c'è Cialtroni che non riescono a far mercato, io ti sto dicendo, Giorgio, che Prandelli sono... Qui lancio una spada fuori di Prandelli della società. Sì. Se ritroverà questa roba a gennaio, perché a gennaio ci siamo. Ho capito, ma allora si ritorna a monte e si dice, ma questa società vuole essere ambiziosa o no? Perché se vuole essere ambiziosa non ci sono altre alternative alla politica. Lo vedi perché l'ho portato su questo campo, mi ci casca, lui a bocca come una pera. Devi trattenere i giocatori più forti e devi... E l'ho fatta domenica, io non è più, non funziona più così, Michelle, il calcio di ora... Vabbè, allora mi accontento.
mi accontento. No, 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 con mi questi tipi di operazioni potresti rinforzare la squadra. Atalanta l'ha fatto. Ma io sono infatti a lui gli ho detto proprio questo. Angelo credo di fare questo. Dammi questo ti voglio dire, dice. Mi dai via Milenkovic e fammi sapere chi si prende. Proviamo Pennatrano, cerco di portare un centravanti. No, basta con questi l'altro anno. Confermando Iachini. Scusa, c'è un'operazione come Milenkovic dall'altra parte, cioè un giocatore a scadenza che non rinnova e te lo porti qua. Altrimenti tu devi incassare su Milenkovic, cercare di portare la squadra tenendola sull'equilibrio sul decimo posto, incassi dei soldi per pensare a un altro anno. Perché è così. Tutto questo è giusto, hai ragione, però ti ribadisco che se voglio fare la squadra ambiziosa ho bisogno di giocatori forti. Ma giocatori forti a gennaio, ti faccio un esempio. Milik, che è sul mercato. La stampa della Fiorentina fatta in tutte le maniere possibili. Che è sul mercato, ti ha già detto. Sono state sempre caratterizzate dal discorso, sono arrivati giocatori forti. Vuole 5. Voi non avete idea di come sono forti. Milik era stato contattato. L'ha anche detto il suo agente alla Fiorentina e ha rifiutato perché Milik nella sua testa vuole andare a una squadra. Allora, la replica di Maurizio Canino a questo argomento, la prosecuzione di Michel Isler e Gabriele Taverni da casa subito dopo la pubblicità. Grazie Giovanni Testa. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi, gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7, Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Girato. Io non l'avrei. Allora, Gabriele Taverni, poi andiamo da Maurizio Canino, prego. Sì, Iachini si è autoesonerato quando ha dato la fascia a Chiesa. Questo ancora, ce lo scrive Renzo. Prandelli come un buon medico dovrà prima curare lo spirito e poi il corpo di gioco per quanto riguarda la squadra. Unica speranza, un gioco corale. Questo ce lo scrive Anna. Ha Michel questa squadra la capacità di giocare coralmente? Secondo te, ovviamente, perché per quello che abbiamo visto finora, no. Ma senti, un giudizio a più possibile che tenta di essere veritiero è quello che complessivamente, l'ho detto prima, non ci sono giocatori scarsi. Quindi se ci sono giocatori intelligenti... Chi sono i giocatori qualitativamente... Io voglio vedere di più da quelli che devono esserci. Fai il nome. Amaravat, uno. Bonaventura. Due che non giocherà. Voglio vedere qualche cosina di... Poi c'è il mistero Duncan, che è arrivato. Credo sia stato pagato anche abbastanza. Per la rinascita della Fiorentina vuoi vedere qualcosa di più da Duncan?
Anche, non si è visto nulla di Duncan fino a questo momento. Sì, ma sì. Quindi, perdona la, cioè, se la, non gioca ci sarà perdona la, perdona la forzatura del dialogo fra me e te, cosa che non dovrebbe mai succedere. Ma se pensi di rinascere, perché Duncan rappresenta qualche cosa, ma facciamo un altro lavoro, un altro mestiere, andiamo a giocare sul buteo. Quante occasioni ha avuto Duncan di giocare? Ma chi se ne frega? No, ma Duncan non deve essere uno di quelli che sta in panchina e a 5 minuti alla fine dice ho bisogno che tutti i palloni in panchina. Vediamolo, non l'hai visto, quindi magari lo metti dentro, c'ha delle caratteristiche di gioco che possono essere più utili, fatela a pesca. Chiaramente li devi vedere. La domanda che casomai ti devi fare è questa: come mai questo giocatore, credo, mi sembra sia stato pagato oltre 18. 10... Quanto? 18. Ecco. O 14, non mi ricordo. Comunque tanto. Da 18 milioni relegato in panchina non gioca mai. Hai ragione, la domanda dovresti farla. Come si fa a prendere una riserva del Sassuolo a 18 milioni? Perché forse si pensava all'epoca che fosse titolare, non lo so, capito? Giocatore... Al Sassuolo, ogni volta che giocava il Sassuolo perdeva. Stava in panchina perché De Zerbi non lo faceva giocare. E l'avete, cioè questa è la realtà, io cerco di scrivere la realtà, comunque non è un merito dei giocatori, però uno, allora la domanda tua, che è legittima, ha un senso logico, serio, ma non è dovresti soltanto, chiederti come mai si compra una riserva del Sassuolo, no della Juventus, no dell'Inter, ma del Sassuolo a 18 milioni. Queste sono le strategie di mercato della società, chissà quanto condivise o meno con... Hai comprato anche Pedro, con, Hai comprato? Pedro. Ma quello perché gioca sempre ancora. Pedro ora ha smesso di giocare. In Brasile ha fatto sfracelli. Sì, ha fatto 17 gol in 30 partite. Anche lì, Pedro è arrivato con delle credenziali buone. Sì, anche Gabigol allora, all'Inter. Lo voleva il Real Madrid, si è rotto quelle la gamba. Quelle sono balle. Ti ricordate che quando un giocatore lo vogliono pompare, lo vuole la Juventus, Real Madrid e Barcellona. Perché, e cominciano a dire, poi magari io gli dico, mamma che sei mai interessato a lui. Cioè Gabigol all'Inter gli dirò una palla, la Juve, sa come gli dirò, dice ora ti faccio prendere questa bufala e te la posso raccontare, ne ha tirati tanti la Juve, con i direttori che stavano lì e tu Giorgio sei testimone, raccontate a noi. Dicevano ci interessa, allora l'Inter interessa Gabigol, lo prendiamo 45 milioni, poi regalato. Quello che prese dal Monaco, 40 milioni come si chiama? Che ora Condombia. Fece una partita. Condolo Condombia. Ora per Pedro siamo in una situazione intermedia, nel senso che lui è tornato in Brasile, nel Flamengo. Sta andando uno benissimo. Spettatore ha scritto, guarda, non te lo si dico sa, però se è un torna Pedro cambio squadra, io poi com'è la situazione, però anche questo Pedro voglio dire, io l'ho visto una volta in una partita della primavera No, anche in prima squadra ha fatto un paio di apparizioni, sì, 5 minuti, non 6 minuti, 7 toccato minuti, tre palloni, ne ha sbagliati 4, cioè, ma tu capisci la situazione Pedro è che comunque la Fiorentina ha a disposizione questo contro riscatto, è chiaro che dovrebbe versare altri milioni nelle casse del Flamengo, però al di là di questo è chiaro che dovranno essere fatte, cioè, la Fiorentina a proposito c'è una recompra, sì, un contro, insomma, una recompra, però dovranno essere fatte ovviamente delle valutazioni, perché insomma riportare ancora altri 16 milioni di euro in Italia questo attaccante che ha segnato solo in Brasile, insomma, potrebbe essere un ulteriore rischio. È il centravanti del Brasile, il centravanti convocato dalla Tita. Tu lo vuoi Pedro dietro? Una cosa è convocato, non c'è di Brasile. È andato. Mauri. Non mi fare queste domande. No, e te le faccio invece perché no, sei l'uomo... Perché no, si arrabbia, perché guarda, ti dico, stasera già mi state facendo arrabbiare. Stasera perché mi dite che Duncan è stato pagato 20 milioni, mi no, fate meno, ritornare... Meno, meno di 20. 18, quasi 20. 16. Ma allora, voi mi volete far arrabbiare stasera, perché allora... Si ritorna a quello che ho detto all'inizio, ma perché non è stato mandato via anche il direttore sportivo con Montella? Anzi, andavano mandati via tutti prima. Perché se te mi vai a spendere, come diceva Angelo, 18 milioni per una riserva del Sassuolo, allora vuol dire che non ci si capisce niente di calcio. No, perché io non esiste. Vorrei, perché insomma... Perché se te punti su un giocatore e lo paghi 18 milioni, un giocatore lo paghi 18 milioni deve giocare fisso. Ma Duncan... Per l'amor di Dio, giocatore il suo lo fa, è un mediano, un buon mediano, uno è... però non è un giocatore che fa fare il salto di qualità. No, non è la prima volta che faccio questo appunto. Allora, ragazzi, Semplicemente io ricordo e rammento ancora una volta le parole di Rocco Commisso che disse voglio calciatori non solo per adesso. E quindi sono stati comprati tutti i giovani. In quella campagna acquisti che è costata 70 milioni alla Fiorentina sono stati comprati Cutrone, Duncan, tutti i calciatori cui la Fiorentina doveva comprare tra l'altro con l'acqua alla gola, perché la Fiorentina era quart'ultima, quint'ultima in campionato, quindi dovevi spendere anche solamente per dare un segnale, e questo è stato fatto. E poi quando fai le cose a corsa, quando fai le cose insomma cercando di
rincorrere sempre, poi rischi di sbagliare operazioni. Infatti, ma però ti dico, la Fiorentina non ha fuori classe in squadra, a parte Ribéry che però ormai va verso 40 anni. Noi si faceva la comparazione con la squadra che aveva Prandelli prima, ma lì c'erano dei fuori classe, senza parlare di Liverani, che abbiamo detto era un giocatore che insomma aveva dei piedi, che faceva quello che voleva, un signor regista. Quella Fiorentina è importante, il Falucci. Se vai a vedere la Fiorentina attuale, per quello che è stato speso, sì, è una buona squadra, però non c'ha fuori classe, non c'ha giocatori che ti possono far fare... Sì. No. C'ha dei buoni giocatori. Che vuoi, vuoi di più da giocatori che sì, hanno la classe? Voglio di più, mi devono far vedere. L'abbiamo detto prima, Rabatta, abbiamo detto il Bonaventura. Perché non vuoi di più da Ribéry? Non vuoi di più da Calleon? Perché non vuoi di più da Vlahovic? Certo, Calleon ha giocato una partita e non poteva essere Calleon, certo, e voglio di più evidentemente rispetto a quella partita, però Calleon cosa ha fatto nel Napoli e come è andato, quindi non è quello il problema. Per esempio, nuovi acquisti, se parlo di Cutrone era partito bene, poi che è successo? Si è fermato. Che gioca poco perché non lo si vuole riscattare raggiungendo un certo numero di presenze. Io non lo so, però di fatto quando è stato messo in campo non è che abbia fatto mai cose clamorose. Poi c'è il punto interrogativo Vlahovic, questo ragazzo c'è o ci fa, come dire? Anche perché Michel, scusami Maurizio, il problema è che anche la Fiorentina deve uscire da questo concetto secondo il quale deve girare Ribéry in tutti i modi e Ribéry deve far tutto. Infatti dagli spifferi che sento è un lavoro fondamentale di Prandelli è quello di dare una conformazione giusta a Ribéry, che è un quarantenne e che non può prendere calcioni a destra e a manca per giocare e con prendere le nostre... la croce e cantare. Tanto per giocare con le nostre pagelle vogliono fare un Ribéry alla Mutu. Se dalle prime indicazioni questo accade, allora io penso che il buon dì si vede. Buongiorno si vede dal mattino. Altrimenti ho paura che. Sì, però lasciamo perdere il paragone a Mutu, ragazzi, no. Faceva 10-15 gol al campionato. Ribéry non l'ha mai fatti nemmeno nel basket. Parlo tatticamente. Dico da un punto di vista anche di gioco. Per ora, ragazzi, a Caparma è stato l'unico Ribéry. Deve essere perché la filosofia era palla a Ribéry e poi vediamo che succede. Perfetto, ora bisogna vedere anche gli altri di che costrutto sono. Se anche questi altri non funzionano, ragazzi, le statistiche che ha fatto vedere Giorgio dicono solo una cosa: che la squadra è scarsa, e tu ci puoi mettere anche il nome di un allenatore. Io ti dico, più forte del mondo, non la rimedi. Se te prendi giocatore per giocatore della Fiorentina, quelle attuali non è una squadra scarsa, è molto più, a parte ripeto le prime sette, se vai a prendere giocatore per giocatore è una squadra che Giorgio ci può stare. Lascia una provocazione così alla, faccio, aspetto, perché se no si sta addormenta. Però se te la dico oggi, se a gennaio Prandelli di a gennaio riesce a sistemare le cose, sai chi torna? Iachini. Tu vedrai per risalvare l'altro. Vedrai, la racconteremo sempre. Torna tutto punto. Guffata micidiale di Angelo Poli. Ma che senso ha? L'anno scorso me l'ha chiamata a gennaio. Come l'ha chiamato l'anno scorso? Come l'ha chiamato Iachini a gennaio? Sì, perché allora ragazzi, allora che cosa sto dicendo? Ti arrivo a dire questo, Angelo, vabbè, perché sennò veramente stasera mi vuole fare arrabbiare tutto. E allora, cancelliamola dal campionato, Fiorentina. Cancelliamola dal campionato, si parla di Montella, si parla di ritorno. Cancelliamoci, andiamo via, smettiamo di giocare. Ma di cosa si parla? Ma vogliamo parlare di cose serie? Allora, diciamo, Prandelli è venuto per fare il traghettatore. Se ha delle ambizioni, il presidente si vede il prossimo campionato. Perché il prossimo campionato non c'è più scusante. Quindi anche quest'anno è un anno di transizione. Certo che è un anno di transizione. Con buona pace di Michel. Michel, è un anno di transizione. È un anno di transizione. Perché se te non mi prendi, sai. Ma così non doveva essere. Certo. Ma il prossimo anno non ci sono più scuse. Erano state annunciate. Non si può più vedere un transizione. Mettiamo. Facciamo un campionato a parte. Poi dopo il primo anno di transizione
si doveva essere una solidificazione. Quindi, se gli anni di transizione non è che vanno buttati via perché le squadre non le rifai da zero. Infatti è stato preso mettiamoci, io ritorno ancora un'altra volta, lo ridico, perché forse si sottovaluta un po' anche la situazione Covid che ha fermato il campionato. Cioè questo io lo capisco, però anche questa storia non ce la dimentichiamo. Non è un campionato che se va nell'anonimato lo butti via, perché comunque se tu poi il campionato successivo vuoi far bene, un nucleo lo deve avere. Ora io non voglio tornare sempre sul discorso della Juve, però la Juventus che ha vinto con Conte era quasi identica a quella che aveva Del Neri, che è arrivata settima. Certo, che ci ha messo? Ci ha messo Pirlo, Vidal e compagnia. È cambiato una cosa importante. Aspetta, Sacchi va via dal Milan dicendo questo gruppo è bollito, arriva Fabio Capello, vince. No, aspetta, aspetta. In Italia 4. Stefano, ti rispondo cosa è successo lì. Lì è cambiato perché è arrivato Andrea Agnelli, che è uno che ci capisce di calcio. Quelli che c'erano prima, dirigente, c'erano prima. C'era senza fare nome e cognomi. Di no, calcio. C'era Marotta. Oh, ascolta, Del Neri l'ha portato Marotta. Però conta il manico. Conta il presidente. C'era già Agnelli. No, ma c'è stato un percorso che ci è voluto due anni. Il percorso lo fanno gli uomini che capiscano di calcio. Quando è arrivato per cazzi, cosa ha fatto? Ha preso Sartori. Sartori ha preso Gasperini. E allora dillo. Il problema non è né Prandelli, né Iachini, né Pradè. Il problema l'ha commisso. Chiamiamo le cose per nome e cognome. Se no si sta due nelle 22:30 e si va a cercare. Ma l'ho detto subito all'inizio. Fratelli, Pradè, il problema l'ha commesso. Ma l'ho detto fin dall'inizio. L'ho detto fin dall'inizio. Allora di che si ragiona? L'ho detto fin dall'inizio. Che se te non prendi un presidente, il presidente non cambia appena arriva. Non cambia tutto. Allora basta. È inutile, di che però si c'è il problema anche, dice Angelo, che spesso si può fare le spese con sordi degli altri. Si direbbe un altro modo, ma sì, tanti modi per essere eleganti. Bravo, 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 ma è Stefano Chini è sempre comunque. Abbiamo una domanda per Maurizio, che ci scrivono. Se a fine stagione Prandelli otterrà una salvezza tranquilla e valorizzerà i calciatori per il mercato di giugno, è da considerarsi promosso? Dipende dove, si ritorna sempre lì. Allora, se te vuoi avere ambizioni per tornare in Europa, devi cambiare tutto. La prima cosa, devi, con tutto il rispetto, ripeto, per i professionisti che lavorano, però devi prendere un direttore sportivo di quelli che... Non glissare. Ti dà una salvezza tranquilla. Fa come Michel. No. È promosso? No. 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 Cosa vuoi? Per promuovere Prandelli, che cosa vuoi? La Champions. Allora, ti do il tempo della pubblicità per rispondere, per organizzare. È una domanda che faccio a tutto lo studio. Sì, bene, giochiamo di tempo. Queste sono domandine. Giochiamo d'anticipo. Se per promuovere Prandelli, lui deve fare due punti, la risposta dopo la pubblicità. Devi scegliere scudetto. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. dai ballery.com.
tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Studi Medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Rush finale di trasmissione, la domanda delle domande. Per fare cosa? Cosa deve fare Prandelli per essere promosso? Michel Isler. Sottopone, ancora deve partire questo e tu lo sottoponi subito mestiere, purtroppo, ad un esame in questa maniera. Anche perché sollecitano da casa, quindi. Intanto, per te, ovviamente. Sono sempre tutte che opinioni. Che dia continuità a questo entusiasmo che in città, in tifoseria viola c'è stato entusiasmo per l'arrivo, per l'arrivo di Prandelli, certamente, mi sembra che sia un dato che non è smentibile, sicuramente. Quindi per continuare su questa scia ci vogliono risultati e divertimento, magliette belle sudate dei giocatori all'uscita del campo. Vabbè, quella ci butta una bottiglietta d'acqua. No, io sono categorico, hai fatto bene a farmi ci riflettere. Perché? Prandelli, per essere confermato, deve arrivare come minimo. Confermato, per essere promosso. Però deve arrivare in Europa League, cosa che la vedo difficile. Se arriva in Europa League, non gli puoi dire nulla. È andato oltre le aspettative perché c'avevi 7 squadre superiori. Scusami. Allora sei andato oltre. Il primo posto utile della classifica di sinistra è il decimo. Sì. Sì. Quindi, no. Sì, per un piazzamento fra il settimo e il decimo posto. Questo è quello che può valere l'attuale rosa della Fiorentina. Poi magari a gennaio ti comprano Pelé. Noi stiamo parlando ad oggi. Poi Michel, giustamente, guarda, cambia allora, tutto. È molto semplice. Se lui arriva settimo è già andato oltre la potenzialità della squadra. Perché se noi diciamo ce ne sette davanti e lui arriva settimo, è andato oltre. Quindi è vero, però Giangelo mi diceva, se c'è una squadra ogni anno c'è qualcuna di queste che toppa. Il Napoli non doveva arrivare quinto o sesto come è arrivato. La Roma idem. Corretto la Coppa Italia, perché la Lazio se la zerano i punti e poi ne parliamo, sicuramente la potete agganciare. Certo, guarda, questo è l'argomento che volevo la Lazio tenere. È fortemente indiziato. Volevo tenere ora. Ora ne parliamo. Anche se Prandelli, per essere promosso, deve arrivare nei primi sette. Questo è per forza, non puoi toccare, va in Europa League, ti dai. No, ma non toccare. Lui, alla fine della stagione, smette comunque. Per codesto, valutare bene. Codesto, Giorgio, sono le favole di Biancaneve, sette nani. Perché solo bianca, no, anche se bianca. Perché ti spiego, così facciamo, perché questa sarà quella che dice smette, non l'ho mai vista queste robe. No, smette, nel senso, lui non gliene no, frega niente, ma anche il contratto, quando l'anno scorso Iachini doveva salvare e andare via, poi nel calcio l'appetito per mangiare sempre primo, nel stare nel mondo del calcio ti dà una visibilità, anche chi fa l'allenatore quando esci
guarda tu Allegri dalla Juventus, sono 2 anni che dice ora arrivo, ora te lo do, ora arrivo, ora te lo do, è sempre là. Stai attento, il mondo del calcio è molto difficile. Perché... Ma va al posto di Conte. No, e... anche perché è una triade che spara delle richieste clamorose. E dopo aver allenato la Juventus, Allegri è difficile allenare in Italia. Te lo dice Angelo, almeno vado all'estero. Lippi già, cioè, già gliel'ha detto. Punizione. Lippi glielo dice continuamente. Ho avuto io già l'esperienza con l'Inter, se dovevo scappare. Perché Benetti tu vado all'estero, sei abituato a una società forse la più organizzata nel mondo, forse la più organizzata nel mondo, riconosciuta da tutti, e tu vai poi a un'altra società che è un borderline. Cioè è un casino. Allegri non riesce ad andare all'estero. Guarda Conte. Perché la Juve... Borderline mi piace. La Juve userebbe i suoi poteri no. per bloccare non hai capito carriera. Quello che... Tu no, non mi segui, no. Giorgio. Chi è abituato a avere una società detta da anche grandissimi giocatori, che è una società perfetta, dove ti controllano dall'unga dei piedi, giorno, a tutto. E l'allenatore ha sostegno, perché un grande allenatore, ricordati, è sempre solo. L'allenatore lo fa una società, se ha una grande dirigenza che tutti i giorni quando c'ha dubbi viene là e ti dice... E questo è un discorso da tenere presente anche per il momento fiorentino. Con. Cioè Prandelli, con chi si confronta? Infatti se mi fate finire ci arrivo. Una grande società, l'allenatore è sempre solo quando ha dubbi. Un grande dirigente ti sta accanto e dice qual è il dubbio? Quello? Guarda, forse ti conviene o forse devi far giocare quello. Te ne faccio un esempio con Lippi, così capisci. Lippi gli dice a Moggi, Zidane domenica non lo faccio giocare con la Lazio. E Moggi dici, non gioca con la Lazio? E te stasera sei licenziato. Perché non ti ricordi le prime 4-5 partite. Zidane gioca con non la Lazio, l'Atalanta. Gioca con l'Atalanta, fa un grande partitone e Zidane diventa... Perché gli allenatori sono così? Bravo. Perché devono essere così? Allora io ti dico che Prandelli, e Giorgio ha fatto una grande domanda, da chi deve essere affiancato? Se mi va in Europa... ha fatto il suo, però il fatto che dice quanto smette questa roba, non credere a queste parole. Hai fatto un esempio, guarda, 2 secondi Giorgio, ha fatto un bel esempio, perché quando io dicevo, ma è possibile a Iachini, nessuno della società gli dice che deve mettere i giocatori nel suo ruolo? Ma non c'è uno della dirigenza che va a dire, oh, ma come lo fa a giocare Amrabat? Ma chi lo mette a fare? Stefano Prandelli per essere promosso deve? Vabbè, a Iachini gli hanno detto metti la fascia a Chiesa, a me lo sentivo... Ma non lo so se e si ritorna dice lì. È stata un'idea sua, E si ritorna lì, un'idea sua. Fai i nomi che tu vuoi, ma se giro rigira la colpa e l'hai commisso, se sta come tu dici te. Promosso e non confermato, la domanda... è promosso. Promosso, secondo il mio punto di vista, mio non conta nulla, no, della società è arrivare nella parte sinistra, però promosso ai fini della società fare quel che chiedeva Michel, cioè dare delle certezze a chi arriverà eventualmente dopo di lui, se c'è un progetto serio, di dire Tizio, Caio, Sempronio sono dei giocatori ripresentabili. Non solo per ora, ma per poi. Allora io te lo promuovo. Se poi addirittura fa Europa League, eccetera, eccetera, allora lì si aprono altri scenari. Si va al di là della promozione. Lì siamo già a livelli, secondo me, di laurea. Gabriele, visto che hai fatto la domanda, ti tocca l'ultima risposta. Sono stato nel Padova, con il Parma, cioè, lo Spezia, insomma, sono... E questo è il livello che deve essere lontano anni luce da una Fiorentina come si deve. Abbiamo subito la controprova domenica prossima, perché a mezzogiorno e mezzo c'è il Benevento. Vabbè, ma non è che la prima partita deve star lì allora, col fucile puntato. La prima partita puntata. Non si può, bisogna aspettare 3 o 4 l'atteggiamento, secondo me, dopo 15 giorni di pausa lo vedi subito. È vero che li ha tutti venerdì perché ce li ha giro. E stasera, volutamente, non abbiamo toccato gli argomenti di fuga dalle bolle, eccetera, eccetera, eccetera. Basta. Ma io credo che sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto in studio e aggiungo un po' quello che diceva anche Stefano, ovvero la valorizzazione dei calciatori, perché comunque ci sono tanti calciatori che potrebbero andare oltre. Bellissimo ragionamento, corretto, ma questo dà già la tara delle aspettative della società, cioè una società che si preoccupa anche di valorizzare i giocatori è una società che non ha tanto fiato come proiezione. Oggi perché una società che vuole valorizzare, si intende valorizzare per vendere, no? No, cioè, momento. No, non solo. Per vendere, non per ottenere quei risultati sportivi che i giocatori valorizzati ti possono garantire. No, ti provoca, lui mi fa morire. Cioè, valorizzare e Michele lo fai subito, mentre lì che come dire, quasi sull'usco e brusco, che fra un po' mi faccio una dormitina, tu gli dai questa spinta e lo fai andare. Perché hai detto 0 punti della Lazio? Perché la Lazio è messa molto male.
Perché la Lazio è messa molto male sul fatto intanto che è stato sentito in medico, e oggi la procura è andato anche questo famoso laboratorio a Avellino, famigerato, più che famoso, famigerato laboratorio di Avellino. E però c'è un fatto, Giorgio, che è sotto gli occhi di tutti, cioè la Lazio ha fatto giocare un giocatore che ha fatto gol contro il Torino, dove ancora oggi non è ancora positivo, non può andare in nazionale, che è immobile. È chiaro che se questi fatti, come il suo medico è stato chiamato in procura dalla Federcalcio, e i giocatori non sono stati per niente convincenti, stanno riguardando tutti l'analisi dei tamponi, perché se questo è, come mi pare nei fatti, che Immobile è ancora negativo, c'è la Lazio portarla a zero punti, le vai di tutti i punti in classifica. Perché questo è, non può fare che così, addirittura c'è chi ha parlato di mandare la Lazio in Serie B, perché è illecito sportivo, fa giocare poi dall'altro con un rischio di pandemia. Tu fai giocare un giocatore positivo, caro Giorgio, c'è la legge. Credo che questo tipo di atteggiamento non sia riscontrabile in una società di calcio di Serie A. Non si riscontra bene, Giorgio, e tu mi devi dire allora come mai un giocatore che era stato messo... È una superficialità del mondo del calcio. Una superficialità? Ma tu hai fatto giocare il giocatore e intanto non doveva giocare, che ha fatto gol con Torino, partita persa. No, Giorgio, non è così, sennò allora azzeriamo le regole, ognuno fa come gli pare. E mi sa proprio. Oh, no, se ci sono proprio delle regole che mi pare che sono molto rigide, come ha detto, sotto questo aspetto la Lazio rischia molto. Addirittura ti vorrei ricordare che l'UEFA ha emesso una cosa, aspettiamo i risultati, perché l'UEFA potrebbe anche azzerarla dalla regione del Champions. Sì, Giorgio, perché le regole non è che sono così inventate. Magari Angelo c'è da accertare il dolo, perché dolo. Questa situazione di tampone è un io te la faccio io la domanda. In nazionale, io la domanda. Scusami, in nazionale non so chi ha giocato, uno che tutto ha vero. Fatto il primo tempo, poi l'hanno vida. Fatto vida. Tutto ecco. Vero, ma io ti dico, Tesco, società di calcio della Lazio, ha avuto 4 giocatori in questa maniera finti, sono non sono giocatori. Tu stai a Firenze e ti fai i tamponi in Canada? No, rispondimi, in Canada io ti dico, non lo puoi fare su questo e perché se no domanda te la faccio, perché se no l'ASL di Firenze non può incidere se non me la faccio in Canada, è perché questo è il problema. A te che te l'ha detto da Roma andare a fare l'Avellino? Perché se no l'ASL del Lazio, come sta adesso, sta dicendo io voglio i miei tamponi di fai qua, perché adesso lo vado a vedere se quei tamponi erano veri come erano fatti. Perché questa è, perché sennò ci inventiamo le cose. No, guarda che quello è giusto. Se poi sennò io provato... che faccio? C'è una squadra di calcio, li faccio fare in Tunisia, sono tutti se negativi. Se viene provato il dolo, sicuramente è un tema che sarà molto pesante, perché si apriranno dei fronti. Perciò la Fiorentina potrebbe inserirsi fra quei 7 anche in questa occasione. Vabbè. Sarebbe un'opportunità. Però ecco, lì è lì che si vedrà, appunto, rispondendo alla domanda, concludendo la domanda su Prandelli promosso o no. Te devi però approfittare, perché in questo momento c'hai Juric col Verona e De Zerbi col Sassuolo che stanno facendo bene. Sì, ma il Verona, quindi, ha cambiato tutta la squadra, non arriverà in fondo, come guarda, è sempre successo. Sì, però... Perché tanto anche al Verona, come giustamente diceva Angelo, i giocatori buoni venuti fuori dall'anonimato e che stanno facendo bene, però Presidente, l'anno scorso te li venderà. Ti voglio ricordare, Stefano, che la Fiorentina è arrivata decima, nona, com'è arrivata? Quindi, comunque, se te alla pari una colonna di sinistra, sì, alla pari colonna di sinistra, però oltre alle prime 7 hai avuto altre squadre, però ricordiamocelo, io settimo monte ingaggi quest'anno, precisiamolo, quest'anno settimo monte ingaggi, quindi la Fiorentina sulla carta dovrebbe essere, non lo è, perché secondo me ci sono 7 squadre più forti, però se arrivi settimo, secondo me sei da promuovere. Certamente. Però attenzione a Verona e a Sassuolo. È un campionato atipico. Il caso che ha detto Angelo della Lazio, ora al di là della situazione che è abbastanza pesante, possono succedere situazioni di contaminati, Covid e quant'altro, ci saranno tante carte del Monopoli. Certo, se vai a vedere non è una stagione che si può programmare sulla carta. Vedere... Secondo me è il jolly. Potresti se te vai a vedere jolly, perché qui si parla è un campionato jolly, però più jolly del famoso campionato mondialista. Però i jolly con i dati hanno fatto vedere prima ventesimo. E che vuol dire ventesimo? Che te stai fermo. Stai lì a aspettare la palla, perché io non so se tu le guardi le partite a Fiorentina, ma ci sta addormenta, stanno tutti fermi lì, non si sa fare che, pallone indietro, pallone sempre indietro, Michel, il portiere, ma dove? I dati parlano chiaro, cioè ventesimo, scusa, mi rimandi un attimo. Infatti Amrabat, quello che mi fa arrabbiare, è che lui l'avevamo apprezzato l'anno scorso, visto nelle partite del Verona, andava dritto, ma quello scusatemi, dice, ma si parla di a sfare.
Ma poi non, il passaggino non glielo faceva fare ieri. Se chi vi ricordo, una mezzala della Fiorentina, l'ex allenatore della c'era Primavera, Bigica. Era uno che giocava così, Michele. Però scusatemi, io siccome le guardo magari con meno trasporto di voi, io reputo invece più grave il fatto che tu vai a Cesena, sei in vantaggio 2-0 contro lo Spezia e ti fai rimontare e manca poco per. Perché hanno smesso di giocare? A Parma dice aspetta. E allora che c'entra il gioco al centrocampo? Tu hai 2-0 a Cesena, una partita contro lo Spezia, che è una squadra che lotta per la retrocessione, poi lascia stare che aveva fatto una buona partita anche contro la Juventus, ma poi alla fine ne ha presi 4. 2-0 e ti fai rimontare. Ma perché non queste sono le cose gravi che mi fanno capire che c'è qualche cosa che non funziona, non c'è, al di là anche del gioco. La Fiorentina non c'è gioco, te 2-0, allora non c'è gioco nemmeno quando tu vinci 2-0. Questa affermazione è innegabile. Sì, ma cosa vuol dire, Giorgio? Sono state due azioni personali. Va bene. I gol di Spezia, ma non c'è gioco nella Fiorentina. Prendono il pallone e vanno avanti. Ma dov'è un gioco, uno schema? E questo è colpa di Iachini. E questo è colpa di Iachini. Allora tutti tranquilli. Quindi tu, allora vediamo Prandelli. Quindi tu, caro Maurizio Canino, domenica in Fiorentina Benevento vuoi il gioco? No. Io Fiorentina Benevento voglio 3-0 come minimo, voglio 3 punti subito, senza nemmeno con discutere. Con 3-0. Un po' troppo, Ma no, io no, segno. Che un po' troppo. Segno. 3-0. No, ho detto Canino, voglio. Canino, ho detto 3-0 con Benevento. Angelo, quante vuoi? Te quanti con voi? Ma com'è che comandare la piccicagnolo? Angelo! Lascio! C'è mezzo 50 grammi! Lascio! Te quanti con voi? Giù, che io lo segno poi! E cosa vuoi tu in Fiorentina Benevento? Prestazione o risultato? Guarda, mi dispiace perché non ci sarà il pubblico. E sicuramente, perlomeno l'ingresso in campo delle squadre nel pubblico sarebbe stato... Ma quanto vuoi vincere? 1-0 ti basta? Ora io sto a farti un ragionamento romantico. Lirico. Lui insiste. Però ma era il risultato e tutto. Dimmi la verità. Voglio una vittoria, possibilmente con del bel gioco. Ecco. Però 1-0 ti basterebbe. Anche 1-0 mi basta. E con brutto gioco 90 minuti a difendere. No, lo pigli anche quello, non ti preoccupare. Okay. Quindi allora, risultato. Scrivo. Risultato. Gabriele, tu... Prodomo tu a trasporti le cose, hai detto, anche senza, anche senza gioco, mi fai, poi mi fai dire una cosa, che se non si vince nemmeno il Benevento andiamo già direttamente in Serie B. Guarda, il Benevento non è... Sì, ho capito. Non hai vinto nemmeno con lo Spezia, eh? Sì, ragazzi, un altro allenatore, ti sto dicendo. Un altro gioco. Bene. Chi è la stessa squadra? Allora, ora ci può stare anche la partita quella, la Juventus col Crotone per esempio ha pareggiato. Sì, ci può stare. Ma Crotone, vuoi mettere però se cominci, scusa, facciamo, perché sennò allora andiamo, dice bene Angelo, andiamo tutti ai circo, si fa prima. Se con lo Spezia non vinci, Giorgio, qui siamo se con il Benevento non vinci, se con il Padova fai fatica, se con l'Udinese fai fatica, sai allora che, sai quando che... giochi con la Juve, con l'Inter, con la Roma, con la Lazio, ne fai? Quante ne prendi? Non ne vinci una. Ma siamo allora nel passato a parlare di queste cose. Bravo, mai. Anche perché ora, se è il patrimonio dei... Un'altra... Avete fatto una domanda. Un'altra gestione, stiamo a vedere. Risultato 3-0 con Benevento, 1-0. Vai, Gabriele. Io 1-0 anche con 90% di possesso palla del Benevento. Vedi come ragazzo un paragone. Poi è la prima. Perché sta cercando così di, di pagare ammortizzare la scommessa nei tuoi confronti. Quindi sta cercando benissimo di venirti da questo punto di vista. Io credo che invece buttiamoci già avanti. Non credo che sarà una partita buona Fiorentina-Benevento. Non credo che sarà una partita bella da vedere. Sarà una partita estremamente intensa. Che Benevento ha ragione Michel. Non è una brutta squadra, eh. No, ha perso quattro partite ultimamente. Pippo Inzaghi è anche un buon allenatore. Ha preso 18 gol soli, vorrei ricordarvi, ha preso 18. Il problema della Fiorentina è che non segna nessuno. È quello, però... Capito. È vero che se il punto più debole di una squadra è il punto più debole della Fiorentina. Ora riporto un po' le cose. Guarda, portiamo le cose. Ma è vero che se non fai 3 punti col Benevento... Allora si apre un problema serio. Quello volevo dire. A gennaio torna Iachini. Io ve l'ho anticipato per scherzo, ma era la mia provocazione, naturalmente, che devo fare, sennò c'è... Ma se lui non fa punti col Benevento, no, certo. Ragazzi, vuol dire che la tabella che ci ha fatto vedere Giorgio è spiegabile col fatto che lì nemmeno Mandraghi ti cambia le carte in tavola. E questo riaprirebbe. E allora la provocazione maggiore sarebbe: allora l'anno scorso sono salvati grazie a Chiesa, che pure io non volevo. No, lascia perdere, Madonna, alle 22:53 detto che può portare via dai 118 stasera. Anche, con la bombola d'ossigeno. Tanto guarda, conoscendo la piazza come la conosciamo un pochino tutti,
A seconda di come vanno le cose, fra un pochino parte la rumba. Ma non lo dovevamo cedere perché ci siamo indeboliti. Vedrai, se succedono determinate cose, vedrai che questa rumba parte sicuramente. E allora Michel avrebbe ragione, perché direbbe: io l'avevo detto. Io lui ha sempre detto: i giocatori più forti li tengo. I giocatori più forti li tengo. Guarda, allora, per testare. Ribadisco il mantra: vuoi essere ambizioso? Giocatori forti significa tenere quelli che hai, vuol dire anche avere e comprarne altri. No, Michel ha detto una cosa sacrosanta prima, Angelo: un giocatore che va a scadenza, prima di perderlo a zero, come questo succedeva con Chiesa, è come una seconda fase, è una seconda via, fase. Prenderci un po' di soldi e reinvesti. Tutto lì è molto semplice. Chiesa andava via, è tre anni può andare via Chiesa. Però che si tiene a fare? La squadra, quella che piace tanto ad Angelo, quando dette via quando dette via Zidane, no, sì Zidane. Presero Buffon, Cannavaro, Turam e non so se mi spiego. E Neved. E si ritorna sempre lì. Dalla Lazio. Ma perché? Ieri. La cessione di Vieri. Chi era il direttore sportivo di quella Juventus? Gabri, giro di studio per finire. Da casa. Pareri, domande, tutto quello che ti pare. Ci chiedono, secondo voi, con chi partire? Quale sarà l'attaccante prescelto da Prandelli? Stefano, rispondi, secco, un nome. Sai. Uno gli è arrivato oggi, domani forse. Vlahovic era con la nazionale serba, non ha mai giocato. Io te lo dico, Cutrone, che lui mi pare non abbia giocato nell'anno. Io te lo dico con la certezza, oggi, con la certezza matematica, conoscendo il gioco di Prandelli, che è sugli esterni con cross, l'uomo giusto è Cutrone. Primo, perché l'ha già detto Kwame, te hai tre attaccanti. Tu, Cutrone, Mish, qual è la punta? Ma forse Cutrone. Cutrone. Cutrone, Angelo Cutrone. Cutrone. Beh, vai. Però vai. È strano che Cutrone credo non abbia giocato nell'anno. Tranne che c'è un problema di gioco di riscatto, perché se supera alcuni minutaggi ci sono 18 milioni da ripagare. Bisogna vedere se lo vogliono o se non lo vogliono riscattare. Poi una riferita al mercato e poi un augurio da parte di Beppe da Cervaia, che ci scrive: caro commisso, visto che sei ambizioso e noi tifosi facci sognare, complice a gennaio un ottimo regista e un forte attaccante. Quindi non solo l'attaccante, ma anche il regista. Primo, perché a gennaio trovarne di buoni è complicato, anche perché di buoni a gennaio chi ce l'ha se li tiene. Secondo, però bisognerebbe andare a fare un giro tra gli svincolati, perché probabilmente qualche cosa di interessante c'è. C'è Milik, siamo sempre lì. Ma Milik a Firenze non ci vuole venire. Poi ha chiesto. Però ha chiesto bisogna vedere, perché non ci voleva venire Piontek. Chi viene Piontek a Firenze se lo prendano. Piontek con 12 milioni lo prendano. Ma tu, il Milan ha pagato 40. Anche l'Alta Berlino. Però il Milan credo abbia fatto pari con i soldi presi dalla Germania. Credo. Un po' Mina aveva fregato 20 milioni a voi e con quello sarei fatto pari. Anche quella, anche quello non l'ho capita, perché la storia era non ci sia minimo. Perché il Milan e l'Eintracht hanno messo la Fiorentina nel Giorgio mezzo. Quando firmi i contratti a livello devi leggere. Devi leggere, non è che gli devi dare un'occhiata. Li devi leggere. Quello è stato veramente un errore. No, è stato un errore e devo dire una scorrettezza nei confronti della Fiorentina. Che mi immagino avessi fatto un'altra squadra, mi immagino la mia Juve, che sarebbe successo. Sai che adesso a Firenze dicono, visto che la Juve sta andando in questo modo, fa in modo tale maniera di non arrivare nel primo 4 per non pagare. Guarda Giorgio, questo lo faccio dire, infatti dico a tutti io, no, non vi preoccupate, partecipiamo. Io poi ve lo scrivo. Comunque non lo so se è chiusa definitivamente la vicenda Rebic. No, è chiusa. Rebic, non lo so. Mi danno un po' di soldi se a gennaio si prendono Milenkovic, come penso, il Milan, e vi pagherà anziché 20, vi darà 28 e vi dice: guarda, facciamo una plusvalenza così e vi sistemeranno le cose. Gabri. Qua ancora un altro messaggio da parte di Graziano: ma se gli acquisti fatti sono per il futuro, bisogna avere pazienza, ci scrive. Non possiamo chiedere subito di arrivare in Europa League, altre squadre sono meglio attrezzate. Infatti nessuno, ma questo l'abbiamo sempre detto, Giorgio, io lo dico dall'inizio. Da prima iniziarsi il campionato la Fiorentina aveva 7 squadre avanti. Scusa, però mettiamoci d'accordo, sennò io, scusa Maurizio, perché sennò finora ho fatto una discussione così, e sennò mi sono bevuto aspetta, vediamo se c'è un fiasco di vino. No, volevo se c'è un fiasco di vino. Perché finora si è parlato. Si arrabbiamo. Che si è arrabbiato, che ci vuole il premio per andare in Europa, allora dice nessuno lo vuole. Allora come volete arrivare? Dodicesimi, fatemi capire, perché io se non capisco. Io ho detto questo. Il promosso sarebbe da dire. Se va oltre se va oltre quello che sono le aspettative, cioè se fa più di quello, perché se deve arrivare fra le prime 8, Angelo, è una cosa normale, si sa. Fiorentina, comunque, ragazzi, settimo monte in gara. C'è una notizia clamorosa stasera.
Non ho sentito nemmeno una volta la parola sommessamente. Ora te lo dico. Grande, ora te, no, grande, bravissimo. E ora te l'avrei detto. Bravissimo. E ora te l'avrei detto. Cosa dici? Sommessamente cosa? Perché sommessamente, dopo le parole detto da allora, adesso in questo momento, ho capito che a loro hanno capito. Hanno capito. Loro e i telespettatori sommessamente. Che non hanno una squadra per poter arrivare nei primi otto, perché l'ha detto ora, non ce l'aspettiamo. Ovviamente tutto questo è a 8 giorni dalla ripresa del campionato, abbiamo tutta la settimana per interrogarci su chi gioca, chi dovrà essere promosso, chi dovrà fare cosa, come, quando, perché. Noi ci saremo, noi ci siamo stati anche questa sera, grazie a Stefano Chini, ciao Stefano, grazie, ciao, alla prossima, te, grazie a Angelo Polli, ciao a tutte, prossima. Grazie ancora. Grazie a Maurizio Canino, grazie. A sabato ricomincia anche la Serie B, Maurizio. Bene. Michel, ci vediamo domenica sera, post Benevento. Grazie a Gabriele Taverna. Grazie a te, Giorgio, buona serata. Mezzogiorno e mezzo la Fiorentina, tu la sera come al solito assieme a Lucia Petraroli, che ci sarà anche mercoledì. Grazie a Federico, grazie a Leo, grazie a Giovanni Testa, buona settimana, noi ci vediamo sabato prossimo.